50 e 17. In seconda posizione 2:27 e 13 è andato a conquistare la seconda posizione assoluta in questo momento, mentre arrivano sul tracciato di gara e nelle nostre immagini ovviamente anche le auto di categoria superiore, la classe 1006, tra cui appunto Adiuto. Adesso c'è Filippo Braccioni con la sua Citroen Saxo, immortalato negli ultimi tre tornanti della competizione, tre tornanti che credo come mai nella vita intera della competizione, lo feo Luigi Fagioli, abbiano creato tanti dispiaceri soprattutto al bravo Fabrizio Fondacci e all'aggregato Bufalino per quanto riguarda appunto la conduzione in tempi stretti della manifestazione. Tantissimi gli incidenti, tutti risolti fortunatamente senza conseguenze, ma credo mai, non solo nella storia del trofeo Fagioli ma anche in quello in senso generale delle gare in montagna, io ho visto una conclusione di gara con cappotta al traguardo dopo un contatto tra due vetture. Bene, questo è avvenuto oggi in gara 1, per chi si fosse sintonizzato solo adesso nelle immagini di ACI Sport per appunto assistere alla diretta quantomeno integrale di gara 2, perché appunto in gara 1 è accaduto un contatto che mai avremmo voluto vedere, soprattutto commentare, quello tra la 1 Turbo di Manolo Campetti e la R5 GT Turbo dell'incolpevole Angelo Cardone, che pensando il pilota della vettura bianca che lo precedeva lo avesse visto, è andato a sfilare al lato sinistro della stessa proprio in prossimità della bandiera scacchi e Campetti non se ne è avveduto, è andato a chiudere la traiettoria e c'è stato questo contatto molto brutto da vedere che per fortuna è terminato senza conseguenze. Tre tornanti che hanno causato tante difficoltà di conduzione, soprattutto a Siciliano Caruso, che si è letteralmente mangiato una manche che fin lì lo avrebbe visto protagonista a mio avviso anche per l'assoluta. Gli intermedi non mentono ed era perfettamente in lotta con Fazzino per conquistarsi almeno il secondo posto assoluto. I numeri che abbiamo visto fare appunto anche da Riccardo Pascolini con la sua Saxo che ora è al traguardo e che hanno sentenziato anche i piloti intervistati da Rosario Giordano al parco chiuso di quanto difficile sia percorrere l'ultimo tratto di gara. Purtroppo immagini eloquenti anche per la vettura caricata sul carro attrezzi che voi non vedete, dello sfortunato Candone, direi macchina da buttare, c'è ben poco da recuperare nella comunque velocissima GT Turbo del bravo pilota pugliese. Bravo, anzi direi bravissimo, lo è stato Ragusa, ma non è più una novità. 2:03 non è un tempo record, ricordiamo che da queste parti staziona ancora il 2:01 di Vito Micoli con la Renault 5 GT Turbo, ma è per Ragusa la prima volta in assoluto e Gubbio è una gara di soli 4 km che però non si prende, anzi bisogna prendere con le pinzette e non troppo alla leggera. Ne sanno appunto qualcosa coloro come il pilota che stiamo vedendo, vanno a cercare i limiti della strada e questo è Rocco Richetti, alle volte più che i limiti trovano cunette se non addirittura guardrail e appunto contatti come è avvenuto al Trentino Moratelli. È arrivato il traguardo e Richetti fa sua la prima prestazione con 2:21 e 98, lo mette al sicuro da ogni insidia nei confronti di Cristian Fiorucci, gli passa davanti praticamente dopo che aveva pagato dazio nei confronti dell'avversario al corso del primo giro e gli permette la vetta della classe 1006. Quindi è Rocco Richetti, il pilota potentino che va al comando delle operazioni appunto di classifica per quanto riguarda la Racing Start 1006 e adesso c'è Lorenzo Tizzi Corazzini, lo spinotto nelle nostre immagini, pilota che aveva avuto un bel contatto nel corso delle prove, ripristinata alla belle meglio la vettura dagli uomini del suo team, ha cercato insomma di portarla su in qualche maniera, impresa che è riuscita con questo quinto posto finale. Allora vediamo intanto anche Carlo Mancini, un altro di quelli da tenere d'occhio, pilota eclettico ed estremamente veloce, ma del resto direi tutta la classe, almeno i primi 5-6 della Racing Start 1006 oggi ci ha dato la dimostrazione che sarà battaglia dura, in quanto erano praticamente i migliori inseriti nell'arco complessivo di un secondo o poco meno, quindi una bellissima battaglia da seguire fino alla fine e che tiene conto anche del pugliese Vito Di Leo, è il pilota con la 106 bianca che come vedete si prende tutti i rischi del caso, rispetto a De Richetti occupa la linea bianca estrema del tracciato alla conduzione del primo dei tre tornanti finali, poi la fa filare via liscia e probabilmente questo gli serve come abbrivio per portarsi a casa una buona prestazione assoluta, ma attenzione, anche lui paga il dazio di un tempo più alto
2:22:69 in manche 1, 2:23:46 in gara 2 non gli permettono una prestazione migliore che non la terza assoluta. E ora vediamo un uomo che non fa il campionato in senso assoluto, ma nel TVM è un grande protagonista, Riccardo Trippini, pilota orvietano. Non ha avuto una grande soddisfazione dalla sua Honda Civic EK4 nel corso della prima manche, cercherà ovviamente riscatto in questa gara 2. C'è una bella sfolata per fortuna proprio sul finale per Trippini, che gli vale, attenzione, il tempo di aggregato di 4:49:14 anche per lui, quindi si tratta di una posizione fuori dal podio. E adesso c'è il Pio nazionale, un pilota velocissimo, veloce ed estremo su ogni tracciato d'Italia, in particolare ci ha fatto vedere gridare temponi da record nella sua Popoli, ma anche qui a Gubbio, quando c'è ovviamente bisogna segnalare la presenza del Pio. Qui attenzione perché c'è un tempo molto alto anche per lui, l'ottava prestazione, facilmente identificabile che la seconda manche faccia alzare i tempi ai concorrenti, questa volta davvero lo stanno alzando un po' troppo a mio avviso tutti i grandi protagonisti di gara 1 e davvero non ne conosciamo le motivazioni. Troppo alti i tempi che appunto anche l'Audio Pio ha espresso nei confronti di se stesso, aveva 2:22 in gara 1, adesso ha 2:24:06, quindi un paio di secondi sono davvero tanti su questa strada per uno esperto come Pio. Alza e di molto anche Leonardo Leonardi, che ferma il suo crono a 2:25 in questa gara 2 e non va più in là, mi pare, della decima prestazione assoluta. Chiusa la competizione per quanto riguarda le Racing Start 1006, adesso vediamo un po' se la nostra regia è pronta a mettere in grafica la classifica finale, non solo ovviamente quella di Manche, ma la classifica con le due gare aggregate. E intanto occupiamoci di Lodovico Manni con la sua Renault Clio RS, il pilota che va a chiudere le danze della classe 2000 per quanto riguarda le vetture strettamente di serie. Un'immagine ogni tanto arriva anche dalla partenza, dove, se non ho visto male, era pronta a partire la Mini Cooper di Oronzo Montanaro, ma quelle che state vedendo sono immagini dedicate ai piloti della classe 2000 Racing Start, tra cui Giuseppe Andolina che se la sta giocando con Lodovico Manni, ma manca ancora tanta strada e quindi non credo ci sia la possibilità per il pilota della Clio RS rossa di poter competere col suo avversario parimenti di cilindrata e anche di vettura. Manni al comando con 2:21:52 in questa manche, Andolina è decisamente distante, 2:38:04, 16 secondi di ritardo in questa gara 2, dove rientra in gara dopo lo stop forzato a cui è in corso in gara 1 anche la Honda Civic Type-R del partenopeo Raffaele Lo Schiavo. Eccolo il pilota che quindi va a cercare di concludersi almeno una delle due manche, anche se la vettura non mi sembra in realtà in splendida forma. Manca un cilindro, se non ho sentito male, 2:32:49 il tempo comunque al traguardo per Raffaele Lo Schiavo. Ben altra la prestazione che sta mettendo in luce Cicalese, deve cercare punti nei confronti di Raffetti e della Anna Maria Fumo, che sono i suoi avversari di stagione, anche se loro corrono in un'altra categoria, ma per il gruppo la fanno insieme. 2:19:83, beh, direi che è sicuramente una bella performance quella che ha tirato fuori Cicalese, e qui adesso stiamo attendendo il paio dalle appunto due mini diesel, quella rossa e nera di Anna Maria Fumo, la pilotessa che è in forze alla DP Racing. Andiamo a vederla un po' nel tratto finale della competizione come si comporterà la signora Tagliente, che era soli 8 decimi dietro a Federico Raffetti nel corso di gara 1. Bravissima comunque anche in questa fase, sta dietro a Cicalese di qualcosa, 2:20 quasi netto, 2:20:16 il tempo di Anna Maria Fumo, che per somma delle manche paga 34 centesimi a Cicalese. E adesso arriva Federico Raffetti, è il bresciano camuno di nascita che sta affrontando le insidie delle ultime rampe. Senti come stridono le gomme della sua vettura, ricordiamo che anche in questo caso si corre con coperture rigorosamente stradali, e il tempo è praticamente la fotocopia di quello della Fumo, se non ho visto male, 2:20:15. Per un centesimo Raffetti riesce a fare sua gara 2 anche nei confronti di Anna Maria Fumo, anche, ripeto, se solamente per un solo centesimo. E intanto finalmente arrivano anche le immagini dalla partenza, dove le nostre telecamere vanno a beccare una delle tante Peugeot 308 che rappresentano il nuovo ingresso in una categoria che è una delle più interessanti da seguire sotto questo punto di vista, ed è appunto la Racing Start ordinaria in versione turbo compressa.
Tra questi piloti vorrei segnalare un siciliano giovanissimo che corre con le effigie della Catania Corse ed è Riccardo Cuscunà, il pilotino riccioluto che ogni tanto arriva nelle interviste di Rosario Giordano e appunto è uno dei nuovi giovanissimi che avanzano appunto in questo mondo variegato delle vetture strettamente di serie. Quindi Cuscunà aveva un buon tempo nel corso della prima manche, qui è di nuovo un arrivo in quota in volata tra due vetture che si stanno prendendo sul tracciato, lavorano e bene alla grande anche questa volta le bandiere blu, a segnalare al pilota che è meglio che si ponga al lato destro del tracciato per lasciare strada libera al concorrente che lo sta seguendo, ed è proprio Riccardo Cuscunà che credo abbia perso qualche decimo ma non di più in questa operazione, in quanto era già entrato in staccata, quindi già lì la velocità è molto contenuta e ha avuto tutto il tempo e lo spazio per liberarsi dell'avversario che aveva davanti. 2:25:19, mi basta solo un cenno del capo da parte del suo capo per capire se la performance del suo giovane pilota lo soddisfa. Max, ti soddisfa? No? Ti soddisfa, bene, molto bene. Allora, intanto abbiamo Matteo Gabrielli, figlio d'arte, figlio di quell'Alessandro Gabrielli che non ha preso parte a gara 1, non ne conosciamo i motivi, ma che speriamo quantomeno di vedere nella seconda parte di competizione. Eccolo, Matteo Gabrielli che va alla conclusione. Deve battere il 25 di Cuscunà, non ce la fa, va a 26:78 che è la seconda performance assoluta. E adesso attenzione perché è praticamente la saga, se vogliamo, dei figli d'arte questa Gubbio Madonna della Cima, perché oltre ad aver visto quelli già citati come Gabrielli e tanti altri, non mi sono dimenticato che in gara c'è un altro giovanissimo ed è Davide Magdalone, figlio di quel Marco, che quindi oggi ha un doppio impegno, quello di cercare di portare a casa una buona prestazione finale, ma anche di con la testa almeno seguire il figlio fino al traguardo, e tra l'altro ha chiuso anche con una bella prestazione che gli vale il comando della corsa. Attenzione, 2:23:78, quindi Magdalone ha fatto lo sgambetto a Cuscunà con la vettura gemella, ma io voglio anche occuparmi di questa ragazzina altoatesina che di solito corre in pista ma che abbiamo già visto e con buone performance all'Alpe del Nevegal. Selina Prantl, 2:19:39, questa non scherza, l'avevo detto, attenzione perché quando è in gara sono davvero dolori per i maschietti e sotto il 20 è sempre tantissima roba. Brava Selina che con 4 secondi e mezzo di vantaggio si mantiene per il momento la leadership della RS Turbo 1006. Qui abbiamo Marco Paletta, uno dei padroni di casa, che sta andando a cercare di conquistarsi vantaggio nei confronti di Selina. E se ce la fai per poco, ma vedo, la vedo dura, e infatti era così. 2:20:81, 1:42 di ritardo per Paletta nei confronti della velocissima Prantl. E allora dovrà pensarci uno dei capi della C-Racing, quel Maurizio Abate, rientrante in gara in una sorta appunto di gara vacanza, cercare di balzare al comando della competizione. Ha ancora 8 secondi per farlo e qualche centinaio di metri per mettere la parola fine alla sua competizione. E beh, ce la fai anche alla grande, 2:17:20. 2:17:20 per Abate che alza il suo 16:69 di gara 1. E ripeto, si sprecano tantissimo i figli d'arte, tra poco si sprecava anche un parafango, si sprecava un parafango destro della vettura di Alessandro Picchi, ma il giovane ci ha abituato a queste imprese e anche di ben altra levatura, ogni tanto la gara finisce col botto per lui, stavolta sta finendo molto bene, devo dire che Picchi è ingrifatissimo, qui è dura batterlo, 2:15:35, qui è dura batterlo perché il ragazzino toglie un secondo netto alla sua prestazione di gara 1. 2:15:35. C'è Marco Magdalone sulla strada, per lui ci sono 15 secondi per cercare di compiere questa impresa, la vedo molto molto dura, se non addirittura una mission impossible per il bravo e simpatico e correttissimo soprattutto pilota pugliese della vettura rosso bordeaux e nera nel finale di carrozzeria messagli a disposizione da Claudio De Cianti. Se così è, infatti va solamente quarto Marco Maddalone, 2:19:94. Allora i tempi: Picchi 15, Abate 17, Selina Prantl 19, e ora c'è il giudice Angelo Loconte. Angelo Loconte era molto contrariato, non abbiamo avuto modo di sentire l'intervista con lui nel corso di gara 1, troppo stretti i tempi e troppe le cose che sono accadute per permettere anche a Rosario di andare ad intervistarlo, e adesso Angelo ha un bel da fare per cercare almeno di guadagnarsi una bella performance. È per il momento terzo, è 2:17:89 sui limiti di Abate in questa gara 2, ma sta per arrivare Oronzo Montanaro.
come al solito con la sua grandissima guida aggressiva, la pone al limite del tracciato, qui non si prende pensieri, anticipa ed è stato molto bravo l'uscita dal tornante per guadagnare velocità in quello successivo. Accorta ed intelligente la scelta del pilota pugliese che va a un piazzamento da record, 2:14.77. Il mago della Racing Start Turbo è indubbiamente lui, Oronzo Montanaro. Anche in questo caso splendida vittoria in gara 2 con un tempone assolutamente da record. E andiamo a vedere adesso un'altra categoria, mentre si commenta ancora la finale del gruppo RS con la vittoria di Montanaro, il secondo posto del giovane Picchi, il terzo di Abate, poi Loconte quarto e la bravissima Selina Prantl che si mantiene almeno nel lotto dei migliori 5. Si cambia di categoria, sono le più piccole della classe Plus, dove qui non tutto, ma quasi tutto è ammesso e concesso, compreso l'utilizzo, anche se non è nella fiche della vettura, di un cambio sequenziale anche a palette. E quindi voi capite che queste macchine, che qualcuno stava già pensando di buttare a pensione, diventano un nuovo mezzo per correre alla grande nei contenitori di AC Sport. E bene fanno i ragazzi che le hanno preparate in questa configurazione a tirare fuori qualcosa di più, un suppletivo di potenza e di prestazione appunto da queste vetture per correre ancora alla grande nella massima serie tricolore in montagna. È arrivato Luisi alla conclusione, ora ci prova Gerardo Rosa, 2:21.82 per lui, e poi andiamo a seguire in dettaglio anche gli altri concorrenti di questa categoria, tra cui non dimentichiamo Cristiano Panichi, il pilota di questa 106 Rally che ha davanti a sé lo spettro del 2:21 realizzato pochi istanti fa da Gerardo Rosa. Eccolo che affronta il penultimo tornante, esce bene, vediamo un po' di seguirlo nella sua guida, anche qui azione molto pulita, leggero ma deciso tocco sui freni, però il tempo non paga, non paga quantomeno per balzare in testa alla classifica, e forse basterà, ma non basta nemmeno per quello, per tenersi dietro il suo avversario del secondo posto. Ed è terzo Panichi, mentre arriva Dietmar Schnell, altro pilota dell'Alto Adige, sovente intervistato da Rosario Giordano, sta cercando di correre una bella gara, cercando ovviamente anche di guadagnarsi la prima posizione, mancano 4 secondi per fare l'impresa, se ce la fai per poco, eh? E infatti non ce la fa, per 4 centesimi, bravo comunque, 4 centesimi, mentre attendiamo un altro dei piloti interessanti di questa pattuglia, un giovane Federico Volini, figlio di quel Nunzio, vediamo un po' come va a terminare la sua corsa, c'è da battere 2:21.82 e poi naturalmente andremo a dare la linea per la prima intervista del pomeriggio, 2:14.83, bravissimo e veloce anche Federico Volini. Vediamo un po' che effetto fa tornare dopo aver provato l'ebbrezza dell'aria sul casco a un pilota che tanto ha dato e tanto ha avuto dalle vetture coperte, dalle vetture col tetto. Sì, fino adesso vetture di gruppo N, poi a Popoli ce lo siamo visti arrivare con un prototipo, adesso Racing Start per la prima volta e ci ha detto dovevo ancora capire tutto in gara 1, in gara 2 invece immediato il successo, la gratificazione dalla corsa. Sì, diciamo è stata una bella gara dall'inizio, da ieri mattina dalle prove, siamo stati subito in linea con il resto della classe, abbiamo cercato di capire la macchina che riusciva ad offrire a livello prestazionale e abbiamo trovato il feeling giusto con le gomme, con il cambio originale, senza elettronica, senza autobloccante, quindi molto diversa dal gruppo N. Siamo riusciti a vincere gara 2 e anche l'aggregata, quindi questo primo posto in una classe così combattuta mi fa piacere, eppure un complimento va a tutti i miei avversari e alla mia officina Marchetto Motorsport che mi mette sempre a disposizione una macchina competitiva. Grazie a Rocco Enrichetti, a te Achille. Sì, torniamo in diretta perché c'è un'altra delle fasi calde per quanto riguarda le vetture plus aspirate, perché come tu mi insegni ogni volta li hai ai tuoi microfoni, questi qui se le danno sempre di santissima ragione e quindi è giusto che intervengano in diretta nel tuo momento di intervista. Uno di questi è Salvo Venuti, pilota siciliano che fa le scarpe a Bruno Crucitti anche in questa gara 2 con 2:10.91, è il migliore della pattuglia. Per noi non ci siamo dimenticati che Arduino Eusebio è, dopo il Nevegal soprattutto, è in debito di contrattacco, come si dice, nei confronti del suo avversario di stagione, perché se è vero come è vero che anche a Popoli le ha prese e a Nevegal le ha prese, qui deve cercare almeno in una delle due gare di mettere il suo sigillo.
e ce la fa con 2.07.99 a battere Venuti in questa gara 2. Per la somma degli aggregati il tutto avviene ovviamente anche per la gara che insomma fa sua in maniera totale, avendo realizzato 2.09 in gara 1 e 2.07, quindi 2 secondi ancora di miglioramento per lui in gara 2. Devo dire che questa volta la guest star di categoria indubbiamente è il cosentino Arduino Eusebio, quindi po' di lavoro per Rosario Giordano di andare a recuperarsi i suoi due avversari di questa efficace categoria 1600 plus, e intanto le note per Antonio Cardone che va a chiudere positivamente questa sua Gubbio con 2.12 di manche in questa gara 2. Poi arriva Davide Ignaccolo, anche per lui una Clio RS. Davide Ignaccolo non avrà grosse problematiche a fare una buona gara, ma ne avrà certamente di più a tenersi i limiti di Antonio Cardone, pilota velocissimo, il driver di Loco Rotondo, sicuramente ha fatto per il momento un'altra corsa, lo vediamo già dagli intermedi che corrono nei confronti del pur bravo Ignaccolo, che si deve accontentare in questa fase di stare dietro al suo quotato avversario. E non di poco, 2.20 e 32, 7 secondi e 5 di ritardo per Ignaccolo. Ora attenzione, perché dal lago di Garda arriva con la solita cattiveria il più giovane dei fratelli Bonmartini, Matteo. Matteo ha le possibilità di balzare al comando della graduatoria. E anche in senso assoluto, 2.08 ed 86 per Matteo Bonmartini, per la somma degli aggregati non ce la fa, è ancora Eusebio al comando della competizione, ma Matteo ha la soddisfazione di togliere ben 4 secondi al tempo di prima manche, quindi conferma le mie sensazioni, c'è stato un problema nella vettura o nella corsa del veronese durante gara 1. Vediamo un po' che combina anche l'esperto Gianluca Grossi con la sua Clio RS. Eccolo Gianluca Grossi alla conclusione, deve battere il tempo di Bonmartini ma non ce la fa, e anche lui va dietro. 2.10 e 38, 2.10 e 38 per Grossi, che in senso generale è in terza posizione assoluta. E adesso vediamo Ciccio Perillo, altro pilota pugliese espertissimo, tante battaglie corse con la sua Honda Civic Type R grigia di colorazione di fondo, sta per arrivare alla conclusione, deve battere lo 08 di Bonmartini, impresa che non riuscirà. Si può combattere per il secondo posto, ma nemmeno questo riesce, perché Grossi con una zampata felina e 6 centesimi si mantiene la seconda prestazione, quindi Perillo va al terzo posto. Terzo posto assoluto per Perillo, mentre sulla linea del via per qualche istante abbiamo visto a un cambio di classe un altro spaventapasseri, perché Liuzzi e Tagliente, insomma uno o l'altro a seconda delle gare e a seconda appunto della bravura che ci mettono per stare davanti uno all'altro, nelle varie competizioni della stagione se le sono sempre date, direi, assolutamente alla pari. Vediamo Piero Satulli nel frattempo con la sua Ibiza che fa tanto sbuffo di fumo, ma insomma anche un po' di strada, devo dire, no? Piero Satulli va alla conclusione, lo fa con 2.23.92. 2.23.92, vediamo un po' se basteranno per tenersi dietro lo spettro dell'arrivante Giovannino Piccinini. Eccolo qua il pilota dell'Alfa Romeo 147 JTD che va al passaggio del penultimo tornante. Vediamo anche in questo caso l'azione di pilotaggio espressa dal simpatico e corpulento pilota ascolano Giovannino Piccinini. Deve battere il 23 di Satulli, mi sa che questa volta è Satulli a sorridere, e in effetti è così, 78 centesimi dietro, 2.24.70. Satulli quindi fa sua gara 2 nei confronti dello scatenato Piccinini, ed è sempre qualcosa a livello di sfaccettature. Questo è Alberto Scagnelli, un nome direi nuovo per quanto riguarda le riprese live di ACI Sport TV e quelle del campionato italiano velocità in montagna. Utilizza una bella e competitiva Mini Cooper, il tempo non lo aiuta, e Alberto Scagnelli quindi va alla conclusione con una performance non di particolare rilevanza, e comunque la segnaliamo, 2.29 e 92 per lui, che apre le danze nella categoria Plus Turbo. E lei è la pilotessa per eccellenza del Centro Italia, bravissima Deborah Broccolini, sta cercando di condurre al meglio delle sue possibilità attuali la Mini Cooper, che non ha utilizzato tanto tempo durante la stagione per i suoi problemi fisici. 2.19 il tempo della Broccolini, ma intanto arriva Giacomo Liuzzi, aveva qualche centesimo da recuperare nei confronti di Vito Tagliente. Vediamo un po'
se ci mette la grinta necessaria per farlo in questa gara 2. 2.05.45 il tempo di Liuzzi, ce la mette sì, perché toglie addirittura un secondo e mezzo quasi dal tempo del primo giro, e quindi Tagliente non lo sa ovviamente, sta facendo la sua parte ma dovrà mettercela davvero tutta per battere il suo avversario. Vito Tagliente, 2.06.80 il tempo di Liuzzi, 2.06.60 se non ricordo male quello di Tagliente a gara 2. Eccolo là che gira, gira anche il cronometro a 4 secondini per arrivare al traguardo. Non ce la farà mai, non ce la fa. E la macchina però si è rotta, l'avevo sentito, un rumore sordo e strano. Qui non è colpa di Vito, e l'avete sentito bene anche voi probabilmente da casa. Qui purtroppo è successa la cosa che abbiamo già sentito ad altre vetture. Quando ha girato, o anzi addirittura prima di girare l'ultimo tornante, si è sentito proprio nitido il rombo sordo del motore che non voleva saperne più di andare a 4 cilindri pieni. E quindi purtroppo per lui deve soccombere nei confronti di Giacomo Liuzzi una gara 1 che aveva già vinto, Vito Tagliente, che va in seconda posizione anche per la somma dei tempi aggregati. Questo è Francesco Lafranchi che ha chiuso con 2.12.51 e abbiamo ovviamente cambiato la schermata perché siamo passati in categoria K. Allora andiamo a vedere intanto che cosa sta accadendo. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo agli altri concorrenti in gara. Questo è Sandro Gironi. Sandro Gironi con la sua BMW sta girando anche lui gli ultimi tornanti della Gubbio, una fase un po' più tranquilla se vogliamo di corsa, questa dedicata a queste vetture che corrono non solo le operazioni di casa propria, appunto le operazioni della Gubbio, ma anche, lo vediamo spesso e sovente, nella vicina pista di Magione, con appunto queste gare dedicate con un omonimo trofeo alle vetture appunto di casa BMW. È arrivato anche Sandro Gironi al traguardo e quindi andiamo a vedere la classifica, che per il momento tiene conto per i primi tre posti di Liuzzi al comando, su Tagliente in seconda posizione, Arduino Eusebio in terza, e poi vediamo la categoria RS Cup, un'altra delle categorie interessanti da seguire. Mentre sta per arrivare alla conclusione anche Gianluca De Masi, deve battere il 2.12.51 di Francesco Lafranchi. Gianluca De Masi non ci riesce, 2.14.83, 2.14.83. Vediamo intanto le vetture Cup, queste sono le Clio, la macchina è quella di un pilota molto bravo che tante volte abbiamo visto all'opera, non con questa vettura ma con altre macchine in gara al Gubbio Madonna della Cima. Stiamo parlando di Gabriele Giardini, pilota di Fabriano, che sta arrivando alla conclusione, lo fa adesso con il tempo di 2.13.73. Ecco Antonino Torre, un altro degli uomini che dalla sua Sicilia si sposta molto e sovente, anzi addirittura ha fatto tantissimi chilometri anche per essere presente all'Alpe del Nevegal e per portare a casa punticini preziosi per il suo prosieguo di campionato. Un pilota che arriva credo dal mondo dei rally e che quest'anno ha deciso di occupare una stagione piena in montagna proprio con questa Clio Cup configurazione 3 con la quale corre. Eccola la vettura di Antonino Torre che sta arrivando al traguardo, 2.20.44, 2.20.44 per Torre. Qui invece c'è la versione, se vogliamo, più nuova di casa Renault, la Clio 4, che per lungo tempo, prima dell'avvento delle più piccole di cilindrata, ma che stanno facendo il nuovo campionato appunto griffato Renault, le Clio Cup avevano tra le turbo compresse appunto la versione 4 della casa del rombo. È arrivata alla conclusione con Paolo Biccheri, 2.16.52 il tempo di Biccheri. La classifica ovviamente non è cambiata, i primi tre non si toccano assolutamente, Liuzzi, Tagliente, Arduino, Eusebio rimangono sui loro posti e intanto c'è Ciccio Stabile nelle nostre immagini, questo è il sindaco di Valderice, tra poco andiamo a correre, la prossima gara sarà il penultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda la massima serie montagna, e appunto uno dei protagonisti in tutti i sensi sarà Francesco Stabile, pilota che vediamo al volante della Mini Cooper
in configurazione challenge messagli a disposizione da AC Racing, 2:23:77 dopo essersi con la consorte ammirato le bellezze di Gubbio, quindi una sorta di vacanza anche per lui, appunto il sindaco Valdericino è arrivato a godersi anche le bellezze dei 4.000 e quasi 200 metri della salita di Gubbio. Intanto arriva Roberto Malvasio alla conclusione, 2:14:80 per lui, che gli permettono comunque la prima posizione provvisoria nella categoria RS Cup, che ha questa denominazione per quest'anno. Ma già vi do un'anticipazione, è stata fatta una interessante riunione ieri sera con tutti i piloti, i preparatori e i teammate della categoria, proposta da direi l'uomo della giunta sportiva per eccellenza, perché lui è responsabile dei colloqui con i piloti, ma anche uomo di federazione che legifera con la giunta sportiva, e cioè Oronzo Pezzolla, che non è quindi solo addetto alla sicurezza dei tracciati, ma anche a questo ruolo importante e decisionista per quanto riguarda le regole da proporre appunto per gli anni a seguire. Ebbene, già ve lo posso dire, ieri al termine di questa riunione è uscito che dal prossimo anno, visto che ne è stato acquistato da G-Sport il marchio, la categoria si chiamerà TCR e avrà un suo contenitore specifico dove potranno confluire macchine della precedente ma anche della nuova generazione. Quindi direi sicuramente una buona iniezione di ossigeno quella proposta dalla federazione per una categoria, se ne sono accorti, che sta crescendo notevolmente. Sta crescendo notevolmente, come è cresciuto anche il giovane Urbani, adesso ha alzato un paio di secondi il suo tempo del primo giro, da 2:01:54 è andato a 2:03:10 per un totale di 4:04:64, che lo mantiene comunque al comando e saldamente della classifica. Virgilio Gosio ancora non la conosce bene la salita di Gubbio, al punto che anche in questa gara 2 non ha realizzato una grande prestazione, 2:12:56. Vediamo ora però che ne pensa Piero Nappi del tempo che ha realizzato il giovane Urbani, un Piero Nappi che è rimasto anche lui un po' in difficoltà e anche sorpreso dal debutto agonistico di questo figlio d'arte. Ci prova con 2:05 netto il partenopeo, ma per somma delle manche va solamente in seconda posizione. Urbani per il momento dalla vetta non si tocca, proverà anche Rosario Parrino, un altro di quelli che era rimasto piuttosto indietro, nel corso di gara 1, ed eccolo qua il siciliano che sta provando a mettere le ali alla sua Seat Leon Cupra per andare a cercare una prestazione migliore che non quella realizzata nel corso di gara 1. Va a finire Rosario Parrino con 2:07:89 ed è praticamente allo stesso tempo di gara 1, 5 decimi più in alto. Poi Beppe Cardetti, anche per lui c'è vena di riscatto, il pilota barese è un po' di tempo che non tira fuori un ragno dal buco, rimane sempre indietro rispetto ai suoi avversari, lui probabilmente lamenta anche un pochettino di meno performance da parte della sua vettura. Bene, oggi si riscatta alla grande, devo dire, con la sua 308 Cup e realizza un ottimo 2:03 di manche, quindi va a togliere 2 secondi quasi al primo giro che lo vanno a collocare in seconda posizione dell'assoluta. E intanto arriva anche Gianni Loffredo. Eccolo Gianni Loffredo che va a terminare la sua fatica, aveva fatto già una buona performance nel corso di gara 1, non era andato ad avvicinare Angelo Marino ovviamente, ma qui si riscatta la grande, 2:00:0, ha tolto 2 secondi Loffredo e quindi va al comando della corsa con un totale di 4:02:51, ma vediamo ovviamente che ne pensa il padrone per il momento della categoria, quell'Angelo Marino che a suon di super risultati un po' in tutta Italia è diventato assolutamente il simbolo e l'uomo da battere di questa nuova categoria TCR, che adesso corre ancora con la denominazione RS Cup. Vediamolo quindi al traguardo e sotto i due, 1:58:69 Angelo Marino, straordinaria performance ancora per lui, si migliora, ma tanti l'avevano detto, col migliorarsi della tenuta dell'asfalto avremmo assistito a dei nuovi record, e così è stato, avremmo assistito a dei temponi incredibili. Beh, io ne ho una prova tangibile, l'ho non solo perché è un amico ma anche perché lo ha fatto davvero un tempone magistrale in gara 2 quando forse non ne aveva bisogno, ne ho esaltato la performance, ce l'ho al mio fianco, l'ho rubato a Rosario Giordano, l'amico Oronzo Montanaro, complimenti intanto. Grazie Achille, grazie. Ecco, da che cosa nasce questa voglia di vincere con i record? Nasce dal poter dimostrare che la Mini ancora ha tanto da dire,
nulla da dire del Peugeot, che è una grande macchina sicuramente. Quindi tu sei fautore del fatto che non c'entra il tracciato guidato, che può favorire la piccola bavarese nei confronti di quelli veloci, dove a prevalere potrebbe essere poi, diciamo, la dinamica della 308. Poi Gubbio è una gara che esalta le mie caratteristiche di guida, è una gara molto veloce, mi piace molto, e quindi oggi eravamo in forma, la macchina a posto, e quindi colgo l'occasione per ringraziare il team AC Racing che mi ha messo a disposizione una Mini veramente veramente eccellente. Bene, allora io non lo so, perché ripeto, i conteggi, sai, faccio fatica a farli, poi ci sono le persone preposte, ma credo ci sia ancora un tantinello da soffrire, o mi sbaglio? Ma no, servirebbe, diciamo, la partecipazione ad Erice per l'assegnazione del titolo. Quindi una delle due gare che vada a punteggio, non dico pieno, ma che insomma ti dia un buon piazzamento, esatto, e saresti a posto matematico. Servirebbero due piazzamenti, anche terzo, quarto posto va bene uguale, però io vado a Erice con la voglia di far bene, perché è la nostra indole. Ce l'hai nel DNA, e te credo, anche perché lì i tifosi si sprecano. Esatto. Ormai non c'è più il tifo da stadio, diciamo, che va a contrapporre siciliani a competitor di altra regione, e quando uno va forte lì lo esaltano in maniera esponenziale. Sicilia, la terra un po' quello che accade ai siciliani quando vanno a correre al centro Italia. Esatto. Esatto, bene, esatto. Allora io ti ringrazio. Grazie Achille. Ti ha accomiato, perché vedo che hai una voglia matta di andare di fuori a gustarti i rumori e il generoso sound delle vetture che stanno salendo al traguardo. E intanto non perdo di vista la diretta della competizione, dove c'è Gabriella Pedroni nelle nostre immagini, la pilotessa trentina, con 2.07 e 0.4 e 2 secondi 8 ha il secondo tempo. Ed è la nona prestazione assoluta per aggregati, appunto, delle due manche, però lei l'ha fatta, direi, in fotocopia, perché aveva 0.7 gara 1, ha fatto 0.7 in gara 2, quindi direi sicuramente brava, anche se il castigamatti per lei in questa manche è stato proprio il rientrante Lorenzo Mercati, che le ha consegnato quasi 3 secondi, 2 secondi e 2 decimi per l'esattezza. Allora, cambio di casacca, è andato via Lorenzo Montanaro, qui i nostri ospiti che sono scappati dalle grinfie di Rosario si sprecano, e se lei volesse gentilmente presentarsi al nostro pubblico. Sono Roberto Megale. Roberto Megale. Allora, io l'ho detto, è un uomo che non fa il campionato, però è chiaro che non è venuto qua solo per farsi la vacanza a Gubbio, ma certamente anche per capire che aria tirava nei confronti di due veri uomini di campionato. Ebbene, intanto ti faccio in diretta i complimenti, perché è stata una prestazione sensazionale. Forse non te l'aspettavi nemmeno tu. Nemmeno io, peccato per gara 2, perché sì, Stavo salendo troppo forte. Ho avuto una sbandata alla tribuna e sono entrato dentro la conetto, ho toccato poco poco e poi si è staccato, penso, il braccio, il semiasse. Tu sei uno come Oronzo di quelli che avrebbe definito gara 2 la gara giusta per capire se la sistemazione del percorso e naturalmente gli accorgimenti che servivano per farlo avrebbe reso migliore la performance? Sì, io avevo un ottimo passo, stavo andando forte, la macchina teneva bene e mi stavo divertendo tantissimo. Beh, sicuramente eri in linea con gli intermedi. Non so quanti hanno precedente. Fatto i colleghi, perché non ho linea, quindi non so cosa hanno fatto gli altri. Qualcosina hanno alzato loro, qualcosina in hanno plus alzato. Hanno alzato qualcosina. Comunque complimenti, te li sei meritati, perché è una gara 1 davvero strabiliante, non hai battuto gente qualsiasi, gente che si sta giocando un campionato, e anche espertissimi come il bravo Crucitti, che da queste parti non ha certo bisogno delle mie presentazioni. Grandissimo amico lui, Venuti, Volini, Arduino, Eusebio, abbiamo fatto una bella gara, siamo certo. Un bel gruppo. E ci siamo divertiti. Negli anni 90 Bruno faceva volare anche l'Alfa 33 su queste strade, che quindi era già. Ma anche adesso la fa volare la Peugeot. Eh beh, sicuramente. Allora, se vuoi rimani pure con noi, andiamo a commentare anche queste fasi altrettanto calde della classe A2000. Non è un numero nutrito quello dei partecipanti del gruppo A di classe 2000, ma tra questi devo segnalare la presenza del rientrante Gabri Driver con una Clio. Ma attenzione, perché forse non aspettava nemmeno lui, l'avevamo già visto forte e grintoso ad Ascoli. Arriva Marco Di Ferdinando e mette a tacere un po' tutti, no? Perché ci sono gli Snell di Luigi, c'è Gabri Driver, ma arriva Marco Di Ferdinando e piazza lì un bel 2.13 che gli vale la vittoria anche in questa gara 2. E ora occupiamoci di Light Blue, uno pseudonimo dove abbondantemente l'abbiamo detto in cronaca. C'è sotto mentite spoglie quel Gregory Matusali, che è un grandissimo organizzatore soprattutto di eventi su terra.
E allora eccolo là con la sua Skoda Fabia arrivare alla conclusione. 2.12 dice che Greg ha completato la sua conoscenza della Skoda senza colpo ferire. Non è una gara senza né arte né parte, l'ha messa giusta come doveva fare, cioè cercando di carpirne i segreti ma non facendo idiozie che ne compromettessero anche le spese e le uscite economiche. Tobia Zarpellon si è concesso qualche bel numero nel finale, 2.06 per il pilota bassanese. Non vorrei che quei traversoni che ha messo in mostra Tobia ne compromettessero la performance in senso assoluto nei confronti di Rudy Bicciato, che, lo ha detto ai microfoni di Giordano, vuole e cerca disperatamente la rivincita sul rivale, almeno in gara 2. 2.06 il tempo da battere, ci riesce e in maniera abbondante Bicciato con 2.03 e 65. 2.03 e 65 il crono di Rudy, che quindi va alla quinta prestazione assoluta con il totale di 4.09.53. Cambio di categoria, siamo nel gruppo E1, questo che stiamo vedendo nelle immagini è il Saxo di Giovanni Coghe, un altro del quale abbiamo ben parlato nel corso della manche precedente, aveva già realizzato una bella prestazione e devo dire che anche in questo caso si ripete con un buon 2.07.45, un Coghe che va 14esimo della generale ma che ha la soddisfazione di abbassare il suo crono di gara 1 di un secondo e mezzo. Arriva da Pergola Maurizio Contardi nel frattempo con la sua rossa Honda Civic, eccolo affrontare il penultimo tornante, poi c'è ancora questa decisa piega a sinistra e quindi la S che porta al traguardo, S che è stata teatro di quello scontro che chi era in diretta fin dalle prime ore del mattino ha potuto vedere appunto in tutto il suo finale, direi decisamente incandescente e anche piuttosto cruento, ma per fortuna senza conseguenze fisiche per nessuno dei due piloti coinvolti nell'incidente, ha visto contrapporsi Manolo Campetti al pugliese Cardone, si sono scontrati proprio sulla linea del traguardo. Adesso c'è Valerio Lapani nelle nostre immagini, deve battere l'interessante 07 di Coghe, ma per l'ascolano penso sia un po' fatica farlo e infatti chiude con 2 secondi di ritardo. Bravo comunque Valerio a concludere una delle poche gare che ha all'attivo in questa stagione, non nel senso che nelle altre si è ritirato ma proprio perché non si è visto quasi mai in competizione. E quindi ora le immagini live si vanno a spostare sulla vettura di colorazione scura del siciliano Antonino Oddo, è il pilota che stiamo vedendo ripreso dalle nostre telecamere portato fin su nel tratto finale, mentre in contrapposizione abbiamo assistito anche alla folgorante partenza del nuovo motore messo a disposizione dalla Samo Competition per il suo cliente d'eccellenza tra le vetture turismo, e cioè Paolo Parlato. Ritorna in gara quindi Parlato con una nuova dimensione di potenza e andiamo a vedere intanto quella che esprime non solo dal punto di vista della cavalleria ma anche sul campo di gara con la sua grandissima guida il piemontese Regis. 2.04 e 32, alza mezzo secondo il tempo del primo giro, ciò non gli impedisce comunque di stare in quarta posizione della classifica assoluta. Bravo, bravo, bravo ancora una volta a Giovanni Regis. E intanto arriva Antonio Fichera, ci sono immagini anche per lui, un Fichera che è rimasto piuttosto sottotono nei confronti dei suoi avversari che lo avevano preceduto in quel di Popoli, invece fa una gara abbastanza in linea con quella di Regis, 2.05 e 85, un grande riscatto quindi da parte di Fichera, mi pare che sia l'ottava la sua prestazione in senso assoluto per somma delle due manche, 4 e 11 netto il suo totale, gli vale appunto l'ottava prestazione assoluta. E intanto stiamo vedendo nelle immagini un fratello d'arte, appunto il fratello di quel Gianluca Marotta che è direttore di gara di tanti degli eventi che si corrono nel nostro territorio. Simone invece ha pensato ad una, se vogliamo, meno brillante carriera dal punto di vista agonistico, ha pensato bene di rimanere un buon pilota da vetture turismo e da tanti anni si è costruito questa sua Renault Megane Maxi a sua immagine e somiglianza, e direi che la sta portando decisamente bene alla conclusione. 2 minuti e 24 il tempo espresso da Simone Marotta. Eccolo intanto, è il Cande Trieste per eccellenza.
Paolo ne è parlato, che arriva alla conclusione. Direi buona la performance espressa dal triestino in questa gara 2 con 2.08 di manche. Paolo Parlato si riscatta bene togliendo un paio di secondi al già discreto crono di gara 1, quindi confermando la bontà del nuovo propulsore. Attenzione a Pietro Ragusa, un altro di quelli che potrebbe far volare la sua bianca immacolata Renault 5 GT Turbo sul tracciato di gara Ububino, ed è in linea coi tempi del primo giro, 2.03.24. Fantastica, straordinaria cavalcata quella del debuttante su questo percorso, Ragusa, che sulla sua strada però indubbiamente troverà due avversari di tutto rispetto: Ernesto Galli, che stiamo vedendo nelle immagini, ma soprattutto Vitantonio Miccoli, il pilota nonché presidente della Puglia Corse, che con la sua rossonera Renault 5 non mancherà certamente di dire qualcosina a Ragusa, e non saranno belle parole, saranno parole espresse a livello di tempi. Ernesto Galli intanto non ce la fa nei confronti di Ragusa, va alla conclusione con 2.10.19, e adesso aspettiamo di vedere che cosa combina appunto Vito Miccoli. Aveva la sesta performance al primo settore intermedio, il pilota di questa vettura che stiamo vedendo già nelle immagini dei nostri operatori live multimedia. Eccolo affrontare con decisione l'ultima piega a sinistra e poi la S, che è costata una buona prestazione al suo compagno di colori Cardone. 2.04.62, attenzione perché il secondo tempo non riesce Miccoli nell'intento di stare davanti a Ragusa, quindi il siciliano si prende una bellissima soddisfazione. Una gran bella soddisfazione per Ragusa, tenere dietro uno che qui ha ancora, se non erro, il record di categoria con 2.01 come appunto Vito Miccoli. Intanto le immagini si vanno a spostare su un veterano delle corse in montagna, dalla sua Ariccia arriva Maurizio Iacoangeli, grande interprete della sua rumorosissima ma efficace BMW 36, bravissimo, è quasi alla soglia degli 80 anni, 2.07 per Iacoangeli, a dimostrazione che la classe non è acqua e ha ancora qualche cartuccia al suo fucile da sparare, e lo ha sparato molto ma molto bene. Ho preso un attimo di fiato per vedere un altro dei veteran delle competizioni in montagna, e cioè Beppi Zarpellon, il pilota bassanese che ha avuto già la soddisfazione di vedere il figlio Tobia alla conclusione. Adesso deve avere la sua personale di portare la sua splendida, sempre splendida BMW M3 al traguardo di questa Gubbio che conosce bene, ma indubbiamente, complice anche l'età, ormai non interpreta più con la dovuta bravura e maestria che ne ha caratterizzato il suo incedere, soprattutto a ridosso degli anni 70-80. E poi c'è anche un problema di marce qui, c'è anche un problema di marce, ci sono state un paio di suollate che non sono determinate dall'incuria nell'utilizzare il cambio da Zarpellon, mi sembrava proprio che la marcia non volesse saperne di entrare. Gabriele Mordenti è alla conclusione, tanto chiasso, tanto rumore anche dalla vettura del romagnolo, ma sicuramente anche strada che si prende, perché lo vedete dai numeri che fa, cerca di guidarla più forte possibile Gabriele Mordenti, soprattutto cercando di arrivare a un crono molto simile ai 2.05 o giù di lì. Non ce la farà più, e infatti alza di un paio di secondi, è secondo per 36 centesimi, 2.07 la prestazione di Mordenti. Intanto c'è ancora qualcuno che si concede qualche numero, in questo caso l'alto atesino Harald Freitag, lui pago di quanto fatto in gara 1, si sta divertendo come un matto a mettere di traverso la sua Kadett GTE in questa gara 2, non dimenticando però che c'è ancora un tempo da fare. E ci riesce con 2.00.98, è proprio Freitag che fa lo sgambetto all'esperto Iacoangeli e va davanti a tutti nella classe 3000 del gruppo E1 Italia. E qui c'è il suo compagno di regione, Walter Lamprecht, al volante di una più datata BMW 320, ma è certo ancora un modello vecchio, però sicuramente con configurazioni di macchina nuova, perché sotto il cofano di quella vettura ci sono aggiornamenti sempre in costante evoluzione che ne permettono sicuramente delle ottime performance. Non riuscirà nell'intento di mantenere il passo di Freitag, ma poi non va nemmeno tanto lontano, 2.08.79, 7 secondi 8 per lui. Il teramano Roberto Di Giuseppe lo stiamo vedendo all'opera con la sua Alfa Romeo 155 GTA, è uno degli altri piloti che mi preme menzionare, perché volutamente ha scelto di depotenziare questa splendida vettura, che è stata uno dei must di casa Alfa Romeo agli anni in cui questa vettura partecipava addirittura agli eventi mondiali dedicati a queste macchine.
e in questa configurazione riesce comunque a tirare fuori un buon 2-0-2 di manche, che la dice tutta sulla volontà di Giuseppe di fare ancora bene. Fare ancora bene come fa la Super 7, quattro ruote motrici di Giuseppe Aragona. Si è mantenuto un grande lusso, quello di fare una prestazione mostre in gara 1 e altrettanto fa in gara 2 con 1.53.43, addirittura va a togliere un secondo e mezzo, un tempo da primato per Giuseppe Aragona. Bene, allora signore e signori, nel frattempo io aspettavo un ospite che è complice anche la tanta strada che c'è dal parco chiuso per arrivare a piedi fin qui, lo posso anche capire, insomma se l'è fatta a piedi, ci ha messo un pochettino di fatica, quella giusta che serve intanto anche per oliare gli ingranaggi. E intanto, prima di presentarti, ti chiedo subito se hai fatto già un corso intensivo di conoscenza di auto da salita, che detto così è facile, ma se ti faccio l'acronimo che diventa CICAS può essere, certo, sintetizzato come un termine tipicamente brasiliano per identificare una delle tante bellezze, vero, non solo locali. Allora, prima di tutto un saluto a tutti gli amici che stanno seguendo live su AC Sport TV. Ciao Nicola Villani. Ciao ad Achille Guerrera, che è una vera macchina da guerra, nel senso che velocissimo, vi racconta con grande ritmo questa gara strepitosa, che tornava da un impegno a Roma e non potevo non fermarmi a Gubbio per vedere quello che chiamano la Monte Carlo delle salite. Un motivo ci sarà. Farlo, certo, un motivo ci sarà. Gara davvero meravigliosa. Sì, oggi sto proprio in questo weekend, sto imparando un sacco di cose, quello che tu mi dicevi prima, grazie a te, a Rosario Giordano, che siete i padroni di casa, insomma, e che la sapete lunga, conoscete i piloti, i team, quindi sto veramente imparando da appassionato vero. Per una volta proprio faccio quello che di solito non riesco a fare quando sono al lavoro. Certo, allora io ho detto così simpaticamente in presentazione e apertura, aspetta, ci stiamo un attimo, perché se non si potrebbe, tranquillo, in diretta, ma mi dicono che arriva una voce piuttosto lontana e quindi abbiamo sistemato noi in qualche maniera piuttosto casereccia, ma insomma questo è anche bello della diretta. Allora, tu che sei la voce ufficiale del motorsport per quanto riguarda Eurosport per le long during race, le gare di lunga durata, quindi il mondiale endurance, compresa la 24 ore di Le Mans, dal mondiale turismo, insomma, sì, ci sono tanti campionati e tante realtà molto belle. Quella delle gare in salita l'ho sempre vista così, in distanza, quelle poche occasioni. Diciamo che siccome siamo diversamente giovani, io ricordo le imprese di Nesti, di Scola, di Baribbi o dell'indimenticato Fabio Danti, e poi ogni tanto, come nella maggioranza di noi, così come succede per i piloti, un po' per tutti gli addetti ai lavori che sono in questo mondo, sei qui perché qualcuno ti ha in qualche maniera introdotto la passione, ti ha attaccato a questa malattia meravigliosa. Nel caso di mio papà, che a 5 anni ricordo la prima salita, che ormai oggi purtroppo è una gara di slalom, che vedi, era la Predappio Rocca delle camminate. È stato il mio primo contatto con questo mondo meraviglioso, dove devo dire che anche in questo weekend è bello perché vedi la passione vera, cioè quella ancora di dove convivono persone che con sacrifici riescono poi a partecipare nel weekend alla gara, magari con una macchina che ha bisogno di piccoli aggiornamenti e per loro è sempre motivo di grande fatica, e dall'altra team di grandissimo rilievo, i piloti straordinari che oggi avete già visto in gara 1 di che cosa sono stati capaci. Tu hai enunciato qualcosa di assolutamente particolare per quanto riguarda il tuo esordio nel mondo delle competizioni, che mi evoca i fantasmi, ma in senso buono, dei ricordi di un passato che ogni tanto riaffiora la mente. Tanto non voglio dimenticare la diretta gara, con 1.58.26 per Artuso, il padovano, ancora una volta una grande prestazione, e fa il paio a quella del primo giro. Ma Predappio Rocca delle camminate, caro mio, devi sapere, lo dico anche con grande enfasi perché ogni tanto riaffiorano in me i ricordi di buon pilota del passato. Me la sono vinta in 3-4 occasioni, ma una volta in particolare con un Cesenate Doc facemmo la vittoria pari merito. Complimenti. E siccome c'era una sola coppa da consegnare, il direttore di gara, che quella volta faceva anche il premiatore ufficiale, divise la coppa in due e ci diede mezza per uno, perché era praticamente finita al centesimo per la somma delle due. Tanto c'è l'arrivo di Verzelli con questa splendida Porsche. E qui è tutto un mondo, è un po' questo qui lo conosci sicuramente molto meglio che non le altre vetture che sono state. Beh, allora diciamo che la 911 per me ancora oggi rimane la macchina sportiva per eccellenza, da sempre una passione per questa vettura. Mi occupo anche della Porsche Super Cup, che è il monomarca che accompagna dal 93 la Formula 1, e le varie generazioni fino ad arrivare alla più recente. Ho visto che oggi c'è un pilota che è in gara con la 992, insomma qui c'è veramente da che illustrarsi gli occhi. Sì, è proprio Marco Verzelli, ecco, il pilota che hai visto arrivare alla conclusione, il suo 206, e lui il pilota che hai appena menzionato. Senti, ti fermo un attimo perché, visto che abbiamo parlato di competizioni che non ci sono più, perché la Predappio adesso non è altro che un'evocazione di quello che era la gara in senso vero e proprio non si corre più da tanti anni, purtroppo ce n'è un'altra di gara che purtroppo quest'anno, lo dico da veneto con il cuore in mano, non si correrà, ed era una delle altre gare fiore all'occhiello della massima serie tricolore in montagna, cioè sto parlando della Pedavena Croce Daune. Vero. Ebbene, una
assurda interpretazione regolamentare da parte dell'ente parco di Pedavena vieta di fatto l'esecuzione, perché lì non si possono e non si vogliono vedere rumori e motori da competizione. E quindi non dico per protesta, ma in ogni caso per dimostrare che è un gruppo tutto unito, alcuni ragazzi sabato 3 settembre, quindi la prossima settimana, si riuniranno proprio sul piazzale della birreria e invitano tutti quanti a farlo con la vettura da corsa per fare una semplice parata, una semplice passerella. In maniera pacifica. In maniera del tutto pacifica. Certo. Quindi io sono contento di dare in diretta questa informazione a chi vorrà partecipare, perché Pedavena è un altro di quei fiori all'occhiello delle competizioni che deve continuare a vivere, e lo fa purtroppo solo col sostegno di chi vi partecipa. Tanto qui vediamo Enzo Di Matteo. Beh sì, va detto che è sempre più difficile conciliare l'ambiente con il mondo dei motori, perché noi siamo un po' quelli sporchi, brutti e cattivi, no? E quindi inevitabilmente oggi in un mondo che diventa sempre più green, anche in maniera molto estrema, certo, diventa difficile, però ci proviamo, ci proviamo. Mentre arriva alla conclusione Enzo Di Matteo, nel frattempo ci è arrivato prima di lui il suo capitano Pitorri, che è il leader, il comandante della Best Lap, con 2.00.66, e ci sta arrivando il padovano Roberto Ragazzi, che già una bella soddisfazione si è preso in precedenza tenendo dietro Rosario Iaquinta. Non è una cosa che è avvenuta spesso durante l'anno. Con 1.57.70 si dimostra ancora un grande combattente. Forse ogni tanto, per esempio alla gara del Nevegal, quella di casa sua, l'ho definito pilota soporoso, se l'è presa e oggi mi ha dimostrato che in realtà è uno che ha ancora grinta da vendere come un ragazzino. Insomma, grande competitività. Vabbè, che non manca mai, bellissimo. Poi sì, oggi ho visto già in gara 1, ma già ieri un ma po' ti volevo tirare in causa proprio per questo, perché qui è gara uomo contro uomo, capito? È un po' una sorta di rally, sì, chiaramente parte una macchina dietro l'altra e non c'è. Attenzione, perché intanto Iaquinta fa di nuovo lo sgambetto Ragazzi, si conquista con 1.56.77 la vetta di gara 2, mentre sta per arrivare al traguardo Lucio Perugini, che già la sua parte l'aveva fatta nel corso del primo giro, sparando lì senza colpo ferire un 52.53 che sa tanto di aria di record. E beh, voglio dire, il foggiano, lo vedi anche tu nelle immagini, con una guida piuttosto scomposta che non è nella sua natura, sta cercando quantomeno di ripetere l'operazione, cosa che non riuscirà. No. 54.70, ma che tanto basta per permettere a Perugini al momento di restarsene al comando della corsa, già, perché arriva di gran carriera lui. Bisogna fare i conti con Jaco Angeli, questa belva, questa BMW Z4 GT3, che insomma ha un pacchetto tecnico di assoluto rilievo. Sì. E poi un pilota che insomma non ha bisogno di essere presentato. Bravo, sono amici, sono rivali. Jaco Angeli è fuori dalle vicende di campionato, perché attenzione, perché è tempo da primato questo, oh, eh? 51.65. Ora non mi ricordo i decimi, ma è tempo da primato per Marco Jaco Angeli in gara 2. Del resto l'aveva detto, io ci provo, fino alla fine, se la gomma mi aiuta. Ci ha provato alla grande, qui non c'è stata storia. 3 secondi consegnati a Lucio Perugini, non ho uno qualsiasi, eh. Un pilota grande, che da 3-4 stagioni corre solo nei time attack, incredibile. Sì, che la dice lunga insomma su quello che è il suo approccio alle gare. Beh, devo dire che con grande generosità ha regalato spettacolo al pubblico, tanto oggi presente in questa giornata, per fortuna baciata da sole dopo la pioggia di ieri, che ha cambiato anche le carte in tavola, perché stamattina dopo le due ricognizioni di ieri i piloti si sono trovati con un asfalto completamente diverso, quindi la prima gara ho visto che i più esperti cercavano di studiare, di capire meglio, per poi dare l'affondo in questa seconda, no? E che impressione ti ha dato, proprio diciamo da praticante il mondo del motorsport, ma certamente assolutamente anche neofita di quello da montagna? Allora, la cosa che mi piace e che mi appassiona e che non smetterò, anzi lo dicevo anche a Rosario Giordano stamattina, è che per quanto noi ci abituiamo a vedere gare, a vedere macchine incredibili, piloti e performance che fanno, intanto arriva Gramenti con la sua splendida 4C. E dicevo, la cosa che mi appassiona e mi entusiasma è vedere come guidano, prima di tutto, perché d'accordo la pista, ma qui ragazzi stiamo parlando di strade normali, per carità in condizioni perfette, quest'anno hanno anche asfaltato l'ultima parte, però insomma è davvero difficile andare forte fra i guardrail. C'è fasi di premiazione, giusto, perché qui vedi abbiamo rubato qualcosina dalla pista, non ci sono più i tempi tecnici che una volta erano il must, se vogliamo, delle gare in salita, cioè arrivava il sindaco, le autorità, tutto quanto, dovevamo aspettare tempi biblici per fare la premiazione. No, si fa tutto come la pista, 30 minuti canonici alla fine del parco chiuso, si mettono i piloti sulle pedane e certo, si fa la premiazione. Dicevo, quello che mi impressiona davvero è il grande controllo, la guida che hanno questi piloti, perché allora se da una parte quando guidi le piccoline molto vicino alla serie, lì ci devi mettere tanto del tuo, perché non hai cavalli e non hai quello che ti
sostiene, devi sfruttare ogni millimetro del tracciato, della strada. Dall'altra parte, quando guidi prototipi, hai a che fare con una cavalleria con delle velocità talmente elevate, dove intanto qui purtroppo un problema del pilota prontamente segnalato dai commissari, che avrà fatto perdere purtroppo inevitabilmente qualcosa al pilota che l'ha superato. Peccato per Marinelli, ma ancora più per il suo avversario, che è rimasto lentamente. Esatto. Probabilmente cercherà la via del traguardo in ogni caso, perché a poche centinaia di metri è chiaro che uno ci prova, quantomeno per dire me la metto in sicurezza. Però una penalizzazione Orazio indubbiamente l'ha avuta. Comunque bravo, 1.59, intanto viene su piano piano proprio il padrone di casa, Gianni Urbani. Peccato per Urbani, sì. Sì, è uno dei grandi protagonisti del CN, aveva reso difficile la vita a Scarafone, che è leader di campionato, ma certamente anche non solo per il fatto che conosce a meno dito qualsiasi sasso ci sia sulla strada di casa sua. Conosce tutto, ogni segreto non è tale per lui su questo splendido percorso che se ieri... Se ne accorge anche lo speaker ufficiale, che era Urbani, quello che stava salendo l'orientatore, chiaramente va a chiamare e ad incitare il pubblico a un grande applauso corale. Giustamente, Massimo rispetto per tutti. Luca Mazzalai che chiude. Sì, anche Luca Mazzalai, un altro che rientra e con non poche difficoltà, lo ha detto del resto lui stesso, il pilota trentino, non è facile dopo 4-5 anni che si assenti dai campi di gara risalire su una Sport. Uno che ci si sta abituando alla grande invece, vedi, è il giovane figlio d'arte Filippetti, pilota Tuderte, che in questo momento va al comando della classifica anche di gara 2 con 1.51.01. C'ha da tenere d'occhio il 35, il pilota che stiamo vedendo in queste immagini, cioè il bolognese Marco Capucci, che se è vero che con la Sport è all'esordio alla salita di Gubbio, è anche vero che non è un pilota da battere facilmente, eh? No, assolutamente. Mi sembra che ce la faccia Filippetti. Di poco, ma anche in questo caso ce la fa. Vedi, un secondino e 13 centesimi permettono al giovane pilota umbro di stare davanti al pilota emiliano. E adesso però c'è Scarafone che, se tanto mi dà tanto, come ha fatto in gara 1, dovrebbe mettere a tacere un po' tutte queste scaramucce. Gara 1 ha fatto una splendida performance, ha sfruttato al meglio la sua vettura e sta facendo altrettanto anche, mi sembra, ad occhio perlomeno, ma sarà il cronometro poi a confermarcelo, anche in questo secondo passaggio. E lì, con i 50 metri, ci arriva con 50-81, la fa su anche questa gara 2, quindi anche la tua comincia a diventare una vista acuta. Grande, grande, grande Scarafone davvero. Dicevo, molto bello e bellissimo vedere il controllo che hanno questi piloti. Un'altra cosa che mi piace è l'aspetto romantico che ancora c'è in questo mondo della velocità montagna e queste dinastie, le famiglie. Bravo, no? Bravo. Il nonno, il papà e poi il nipote che corre. Le cronoscalate vivono proprio di questo. Bellissimo. Di una dynasty che si tramanda padre in figlio, nipote, è una cosa meravigliosa, col nonno, insomma sono tutte cose che rappresentano l'essenza delle corse in montagna. Bellissimo. Il meccanico sotto casa che ancora ti prepara la vettura, ecco, però è proprio questo il vivo, veramente è la cosa che rende tra l'altro viva la cronoscalata. Questo è sicuramente un motivo di grande fascino di questo, di questo campionato, di questa realtà. Qui vediamo Golin con la sua Radical con motori Suzuki. Giovane trentino da tenere d'occhio perché va sotto i 50 di sicuro. Queste macchine con questi motori di origine motociclistica sono micidiali, eh? 1.48.71 per Pippo Golin, ancora una volta al comando in senso generale, anche se si peggiora di un secondino esatto rispetto alla prima manche. Voglio tra le altre cose ancora una volta sottolineare la stratosferica prestazione di Marco Iaco Angeli, che ha fatto un tempo da Sport prototipo. Che tempo! E non solo per il fatto di tenersi dietro Lucio Perugini. No, e adesso no, voglio sottolineare anche la grande cavalcata della Radical, una macchina che gli inglesi adoperano per andare a lavorare. È vero. Giacca e cravatta. Con la targa e via che si va. Eccolo là. 1.50.06, Ferretti invece l'adopera per andare a correre. E come? Macchina da track day per i veri appassionati, ma soprattutto grande protagonista in questo weekend. Ecco, tu hai tirato in ballo appunto la dynasty familiare, c'è un grande assente di questa competizione, ormai è 5-6 gare che come diciamo noi in Veneto tira la cagna, e quindi anche questa volta mi sento di tirarlo in ballo, non solo perché ormai è diventato bravo a fare i pronostici sui tempi, ma anche perché è bravo e basta, perché le gare che ha fatto finora le ha sempre corse appena dietro a Fagioli, e sto parlando di Domenico Scola. Certo. E non solo per il nome, ma soprattutto per il cognome che porta, è praticamente l'identificazione, l'incarnazione del nonno che da diversi anni Scola non c'è più. È la storia, è la grande, vi ricorderete, rivalità con Nesti in particolare. Ma Scola, oggi quando avete fatto, questa mattina, avete fatto vedere diciamo un po' tutto quello che è successo nell'arco del campionato, in all'inizio molte occasioni c'era, sui podi. Per quello
che ti c'era dispiace scuola, non vederlo, ci è dispiaciuto per la sua attività lavorativa non vederlo con continuità nelle competizioni della massima serie. Io spero davvero tanto che almeno una tantum ci pensi per essere Erice, che è una delle gare che tra l'altro gli piace tantissimo. Bene, beh, avete questo doppio finale in Sicilia, certo, che è di grande intensità, perché con questo coefficiente a partire da questa gara. Occhio a questo Lombardi intanto, occhio a Lombardi, perché Maroni non la manda mai a dire e di solito è uno che toglie in gara 2, anche in questo caso lo ha fatto. 43-85 contro 45-70, Giancarlo Maroni per somma degli aggregati va ovviamente in testa anche alla classifica assoluta, tenendosi dietro il bravo Golin di 6 secondi e 9, ma ovviamente occupando per il momento la prima posizione della generale. Tanto Cento Miglardo nelle nostre immagini, questo è un cantante neomelodico partenopeo. Ieri abbiamo sentito una sua piccola performance nel paddock, quindi ci ha dimostrato perfettamente le sue capacità canore vocali. Tommaso Carbone, beh, qui come vedete ovviamente ora spingono cambia di più. Sound. Qui adesso i piloti spingono di più perché cambia anche chiaro, il sound. Chiaro, è diventata più gommato nel frattempo il percorso dopo una prima parte di giornata in cui invece la pioggia aveva lavato via tutto e poi ovviamente ha trovato ormai più feeling, più riferimenti e quindi stanno spingendo, stanno dando il spettacolo come fa anche Tommaso Carbone. Sì, sì, lui è fotocopia della gara 1, praticamente toglie solo un paio di decimi, ma ha dimostrato che il percorso non ha più segreti per lui. 1.43.8 nella prima manche, 1.43.6 in questa seconda manche. Ora arriva Marco Satta, questa è la vettura, non so se lo sai o se te l'hanno detto, che ha vinto l'ultima gara di campionato prima della disputa del trofeo Fagioli, e cioè la gara di Popoli, e la portava in gara Simone Fagioli. Simone, che questa volta invece l'ha messa a disposizione, certo, del sardo Marco Satta, che tra l'altro ha già una splendida Osella a casa, però ha deciso di provare anche l'ebbrezza di questo Synergy 2008 cilindri. Senti che rumore. Che canta, che è una meraviglia, lasciatemelo dire. Intanto parlavamo di famiglie, di dinastie, e allora eccolo qua, Cassibba. Il giovane Samuele, anche lui, senti che sound, anzi lasciamolo sentire. Riempie tutta la valle, riempie tutta la valle fino al passo della cima Samuele Cassibba, ma riempie anche col suo tempone 1.42.57. Samuele, l'ho detto, deve solo conoscere la vettura perché la strada per lui non ha segreti. Speriamo che tolga un secondino e lo fa, il compitino lo svolge in maniera precisissima. 1.43.4, 1.42.5. Ieri eri proprio nel paddock chiacchierando con lui, diceva che stava cercando di capire proprio la vettura, cercando di trovare un po' la volta il feeling proprio con la macchina, che ha un grandissimo potenziale. E lo ha rivelato. Devo fare un applauso anche a Gigino Sambuco, che è il proprietario di questa vettura, che è proprio la macchina con la quale ha corso le gare iniziali di stagione Domenico Scola. Intanto numeri per Gigi Fazzino, stava cercando una prestazione migliore sicuramente ancora di quella che ha fatto nel primo giro, ed è andato invece a perdere lì, erano decimi, ma poi quando è ripartita la vettura per me è diventato anche più di un secondo. Sì, 1.38.60, meno male, perso niente, 1.38.29, 1.38.6, ma a mio avviso la prestazione era sotto 38. Immaginatevi se non avesse fatto quella sbagliatura. Era sicuramente sotto 38. Spaventoso, grande. Ora, spettacolo davvero in questa gara 2. Siamo nell'enfasi dentro della gara e non ho guardato sinceramente gli intermedi, ma sono straconvinto che lui sotto 38 ci stava. Sì. Lì sono ben più di 6 decimi quelli persi per recuperare la e qui un uomo che ha fatto la storia di questo, di questa mitico disciplina. Gianni Cassibba. Sì, oggi il compito è quello di portarla su, ben altre le sue evoluzioni in corsa rispetto a quelle che faceva vedere a tutti i suoi avversari negli anni 90, certo, compreso anche le terribili botte che ha tirato, non dimentichiamoci nemmeno di quelle. È vero, in particolare una tra tutte, sì, gli costò molto cara la Cesana Sestrier, credo del 92, che lo ha costretto a stare fermo per un po', per tanto tempo. È vero. Bene, parlavi di figlio d'arti, non dimentichiamoci anche di Francesco Conticelli, un altro che ha conosciuto molto bene la sua nuova proto e adesso la sta portando alla grande. Seconda prestazione dietro Fazzino di 1 secondo e 2, ma questo era già avvenuto nel corso di gara 1, quindi non ci sono sorprese. È solo Conticelli che si è migliorato, anche lui abbondantemente, perché da 40.18 è andato a 39.8. Quindi bella sensazione anche per il giovane figlio d'arte. Intanto guarda, ognuno ha la sua maniera di caricarsi e concentrarsi. È vero.
Questo io lo chiamo in senso buono il pazzo. Michele Gregori ha dato due belle botte sul cockpit della vettura, poi si è dato una bella ravanata al casco, perché sono queste le sensazioni che un pilota prova, le esterna ognuno, ripeto, la propria ognuno maniera, il proprio rito, lui, certo, lo fa così, dandosi quella grinta necessaria. Ecco, per chi non fosse così dentro in questo mondo, vede per la prima volta una gara del genere, come vedete ci sono anche le monoposto, che è veramente impegnativo portare al limite su un percorso del genere, ma anche oggi lui lo farà anche in questa seconda gara. Intanto immagini, prova d'appello per lui, eh sì, per Franco Caruso, proprio qui era caduto in un tranellone incredibile, vedi che è stato più alto rispetto a quanto aveva fatto il primo giro. Allora un po' di ragione, concedetemela, ce l'avevo anch'io. Franco Caruso si contenta di 1,40, ma insomma aveva buttato le ortiche la prima manche, voglio ben vedere che qui non si contenga un attimino, eh sì. E qui c'è un altro figlio d'arte, il papà Fabrizio lo ha istruito a dovere, lui aveva una grande carriera nel calcio, è stato anche, me l'hanno detto, che era nel giovanile bravissimo della Ternana, era, certo, bravissimo, però il papà gli ha detto: senti, ho corso in macchina io, adesso tu devi prendermi l'eredità. Non me ne vogliono gli appassionati di calcio, ma meno male che è arrivato qua, perché sta facendo davvero vedere che c'è, no, molto c'è, bravo, c'è del talento, c'è veramente molto bravo, un potenziale enorme, giovane, tanto qui vedete come l'ha portata al limite, bellissimo. Beh, queste sono vetture. Era un ragazzo che era rimasto al palo, e se non che ha conosciuto Ivan prima e poi il fratello e poi il papà della famiglia, certo, Bella Rosa, che gli hanno dato una grandissima opportunità entrando prima nell'italiano prototipi in pista, uh-huh, con appunto una delle loro vetture di B08 Thunder, e poi naturalmente facendogli proseguire la carriera. Adesso lui è nel team satellite francese della, sì, Wolf, e chiaramente con la possibilità di poter continuare questa sua carriera agonistica. Quindi complimenti davvero ai Bella Rosa, che hanno permesso a Michele Fattorini di dimostrare che ha una indubbia e grandissima classe con questo brand Wolf, che ormai negli anni è diventato una realtà davvero molto molto interessante. E poi, sì, hai accennato al campionato transalpino, che anche quello ha delle gran belle gare. Certo, allora noi andiamo intanto ad occuparci dell'assoluta, come vedi espressa al lato sinistro del nostro teleschermo, con Fazzino al comando. Questa è gara 2, 1.38.60, Conticelli 1.39.81 in seconda posizione, poi c'è Caruso terzo 1.40.14, Cassiba Junior 1.42.57, poi Carbone con 1.43.66. E qui arriva, con una delle già citate Thunder di casa Wolf, anche il debuttante per quanto riguarda le vetture scoperte, Marco Passero. È un debutto non da poco, perché il pilota orvietano, tanto tempo lontano dai campi di gara. Però insomma, debuttare su una prova del genere non è facile. Cosa gli vuoi chiedere? Lui sì, certo, fa 2.10, ma è ben conscio che c'è da fare ben altra strada per capire come condurre alla grande la sua vettura. Intanto, se non ho visto male, le immagini erano per Achille Lombardi, sì, vuol dire che il suo team ha lavorato alla grande. Bene, per permettere bene. Al intanto potentino. Vediamo Fattorini, di cui abbiamo ben parlato, e in effetti in gara 1 già questa mattina ha dimostrato ciò di cui è capace. Commettala tu la guida, Nicola, lo vedi? Pochi e sapienti, sì, colpi di sterzo precisi a portare la sua piccola Wolf alla conclusione. 1.43.41, fantastico tempo ancora una volta espresso da Michele Fattorini, quarta prestazione assoluta. Caspita, tanto, che cosa gli vuoi dire? Cioè, lui il suo compito l'ha fatto alla grande, l'ha fatto, c'è, sì, non c'è niente da fare. Anche in questo caso direi sicuramente un tempo superlativo, quindi un bravo ed applausi per Michele Fattorini. Andiamo intanto a vedere un altro dei piloti locali, Damiano Manni. Siamo lontani dai tempi top, certo, quelli che tengono nei primi 5 posti Fazzino, Conticelli, Caruso, Cassiba e la piccola, poco più che 1000 di Fattorini. Damiano Manni non ce la fa, 1.50.58 per lui. 1.50.58 per lui. Stiamo intanto vedendo allo start di gara 2 anche Diego De Gasperi, pilota che staziona sotto la tenda del Fagioli Team, ma che dalla sua oggi ha la consapevolezza che deve dare, come si dice, sfoggio di tutta la sua grande classe, almeno in gara 2, perché è rimasto un po' in ombra, se vogliamo, nel corso della prima manche. È vero, però insomma, come anche capite, anche sorpreso forse dalla velocità messa in mostra delle vetture di classe 2000. Sì, siamo al rush finale, quindi sì, stiamo parlando dei più forti, e tra poco vedremo ancora una volta il grande Simone Fagioli, che è motivo d'orgoglio per il nostro motorsport. Ma intanto vediamo appunto, come diceva Achille, se De Gasperi riesce a migliorarsi in questo secondo run.
Sì, io intanto sto guardando gli intermedi e vedo un 17.71 allo split one per quanto riguarda il pilota, che adesso però è in toto nelle nostre immagini, appunto Aki Lombardi. Finalmente lo vediamo per capire quale levatura avrebbe avuto la sua osella aspirata nei Chiaro. Confronti del suo avversario di riferimento, che vedi là sotto con 1.38.60, appunto Luigi Fazzino. Sensazione che se la sarebbero giocata in poco, c'è tutta, lo vedi. 39.07 con una sola manche, 47 centesimi di ritardo. Io credo che un applauso se lo meriti sicuramente. Se lo merita, come? Per la caparbietà messa in mostra il potentino nel portare la sua osella del Team Puglia alla conclusione e con i colori di Motorsport. Ma intanto il re è lì. Il re, sì, lui The King è sotto la linea di partenza. The King è lì, è pronto. Sbuffi di fumo dagli scarichi dell'8 cilindri Zytec. Quel Zytec che canta, che è una cosa meravigliosa, motore ipercollaudato, Zytec che lavora molto bene in tal senso, continuando a fare sviluppi, e un Simone Fagioli che sicuramente oggi ci farà divertire. Diego De Gasperi intanto in una parte velocissima, dove per loro praticamente diventa un dritto quella parte lì, e poi qui arriva la parte più guidata. Non lo è stato per Moratelli, che il dritto lo ha fatto realmente andando a schiantarsi nella Purtroppo parte esterna sì. del Garrail. Purtroppo gli è scappata, probabilmente frenata la vettura. E non c'è stato né il tempo e lo spazio per il pilota trentino di andare a recuperare la sua Lamborghini Gallardo. Intanto recupera bene Diego De Gasperi, però deve darsi un colpo di reni che non arriva, purtroppo sono 70 centesimi che lo tengono dietro anche ad Aki Lombardi. Anche ad Aki Lombardi, che ti dicevo, lui sta soffrendo molto la grande rentrée delle vetture di classe 2000. È quello che sta accadendo ormai da un po' di gare a questa parte, Popoli in particolare lo ha dimostrato, lui dice è un percorso tecnico poco adatto alle vetture di classe 3000, ma certamente siamo già a due gare consecutive che ci sono pensieri nella testa del trentino. Decisamente anche dal punto di vista tecnico interessante. Intanto qua Simone Fagioli, Università della Guida, ennesima lezione per questo grande campione, ospite anche della serata che a metà settimana qui a Gubbio ha premiato grandi nomi. C'era anche Giorgio Sanna di Lamborghini Squadra Corse, che ha elogiato il record che ha fatto alla Pikes Peak. Io dico sempre che il campione italiano 2022 ormai è consacrato. Io dico sempre che Simone in carriera, guarda, ho aspettato di lasciarti parlare, perché ho detto, conoscendolo e sapendo che lo ha sentito dalla radio, lo ha sentito dai telefonini che lavorano, ovviamente la strada 2 avrebbe ancora permesso la possibilità di fare un grande tempo. Vero. Beh, non è andato a record, ma è arrivato vicino ai suoi limiti con 1.33.8, che la dice tutta, che anche se non c'è il signore del 262 orari al curvone del Grippon e ovviamente sto parlando di Christian Merli, ma chi se ne frega, dice lui, io vado per correre contro me stesso. Bravo. E il vero peccato di questa gara è proprio che Merli non ci sia. Certo, che non ci fosse il confronto diretto fra loro due. Ma Simone, noi aspettiamo sempre che riavvenga. Esatto. E Simone soprattutto ha corso contro se stesso oggi, c'è poco da fare. Ha dato spettacolo, ha fatto divertire, e questa è la classifica da confermare, ma che vede comunque un Fagioli leader incontrastato in entrambe le gare. Sì. Per la vittoria è andato a conquistarsi il gradino più alto del podio, dando esattamente un secondo al chilometro, al secondo, ma non me ne voglia il buon Fazzino, lui certamente l'ha fatta la sua parte e gli mantiene la seconda prestazione assoluta, e quindi il gradino più importante dopo Fagioli sul podio. Il terzo posto di questa gara 2 è appannaggio di un Achille Lombardi combattente e combattivo, e poi Diego De Gasperi, che è, ahi noi, la sorpresa in negativo anche di questa corsa, perché col 3000 assolutamente era impossibile e impensabile che stesse dietro alle vetture di classe 2000. Quindi per Diego ci sarà un po' da lavorare di nuovo, io non dico di prendersi i rischi, ma sicuramente sull'affinità e la perfezione di guida sui tratti veloci. Assolutamente, per sfruttarla meglio. Bravo anche Conticelli, bravi gli uomini di Lombardi che gli hanno messo a posto la macchina, gli hanno consentito comunque di dimostrare il potenziale, che è solo una conferma di quello ma che già sapevamo. Ma cosa vuoi aggiungere di Michele Fattorini, che tra le piccole monoposto, guardalo lì, si va a conquistare addirittura Fantastico. Il sesto miglior tempo assoluto di Samuele Cassiba, che ha conosciuto finalmente il potenziale della sua nuova vettura, ma anche del bravo Tommaso Carbone, che è uno che non è spesso in gara e infatti qui a Gubbio si esalta sempre alla grande, così come Giancarlo Marroni, che è sempre di solito settimo, ottavo, nono della classifica generale, e anche qui continua il suo rush conclusivo di stagione. Ti interrompo un attimo perché cominciano le interviste dal parco chiuso di questa gara 2 e Minimo. Se non ho capito male c'è un bel istruttore di scuola guida che oggi ha sofferto un pochettino, però un po' meno in gara 2 rispetto a gara 1 per conquistarsi la vittoria. È vero, Rosario? Esattamente, è qui con me Angelo Marino. La gara 2 è stata estremamente fluente e fluida, e quindi proprio per questo motivo non abbiamo interrotto con le interviste. Angelo Marino tra poco deve risalire in macchina perché deve riguadagnare il paddock.
comunque. Allora Angelo, risultato importante, diceva Achille, istruttore di scuola guida, che oggi ha faticato un po' più del previsto. È vero, però i punti in campionato sono arrivati. Sì, dai, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, quello di acquisire ancora più punti per poter arrivare ad Erice per festeggiare, se Dio vuole, il campionato, e quindi siamo contenti. Contenti dell'auto, del team, della scuderia, che qui ci tengo particolarmente perché la scuderia di casa, quindi la Speed Moto, ringrazio il presidente e il mio team AC Racing che è sempre al mio fianco. Grazie a tutti. La scuderia più numerosa, ci complimentiamo con Angelo Marino, grazie, ci vediamo ad Erice. Alberto Scarafone, Alberto Scarafone che ha conquistato dei punti determinanti per il titolo CN, questo pilota di Frosinone al primo anno in CVM, al primo anno in CN e subito vincente, quindi puoi essere estremamente felice. Sì, molto soddisfatto, soprattutto devo ringraziare la mia famiglia e il mio team Paco 74 che mi sopportano e mi abbozzano tutto l'anno. E che dire, molto soddisfatti della prestazione di oggi. Quindi Gubbio è stata una gara positiva sotto tutti gli aspetti. Esatto, positiva, alla prossima ci vediamo ad Erice. Grazie, grazie Alberto, grazie, complimenti a te. Marco Gramenzi lo abbiamo nuovamente con noi perché è stata una vittoria in ogni caso impegnativa, perché le vittorie sono tutte impegnative, però è una vittoria dalla quale hai raccolto dati molto proficui per la tua vettura e soprattutto dei punti con i quali hai quasi firmato un'ipoteca. Sì, i punti qui erano importantissimi perché appunto queste sono le gare che determineranno la vittoria per il campionato, e quando la sorte ci è propizia bisogna appunto inchinarsi e baciarla, perché per strada purtroppo la frizione ha deciso di andare in ferie e sono riuscito ad arrivare, quindi è stata una salita sotto il punto di vista dei tempi non bella, ma sotto il punto di impegno arrivare sopra è stata molto impegnativa, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Grazie, grazie davvero a Marco Gramenzi, complimenti a te. E allora abbiamo il campione italiano di gruppo E1, aspettiamo soltanto qualche istante perché naturalmente professionale come sempre Giuseppe Aragona si sta ricomponendo prima di arrivare davanti alle telecamere, del resto è come si conviene a uno che ha appena vinto il titolo di gruppo E1, sorridente, soddisfatto, e da parte nostra grandi complimenti all'ingegnere Cosentino di Villapiana perché un progetto appena iniziato lo hai reso immediatamente vincente. Sì, guarda, 53 di gara 2 è un mezzo sogno per noi. Alla vigilia speravamo di fare 55, essere arrivati a 53 è veramente un mezzo sogno. A prescindere dal campionato fa sempre piacere, ci mancherebbe, un titolo è un titolo. Però sai, ogni manche miglioriamo, quindi più di questo... Il progresso è evidente nonostante la vittoria che poteva essere quasi alla tua portata. Ecco, il progresso è evidente, è la cosa più importante. Certo, il progresso, diciamo, gara per gara, manche per manche. Poi, ripeto, il titolo è venuto, fa sempre piacere, però, sai, non mi piace vincere così senza un avversario con pari macchina, pari cilindrata, pari trazione, ecco, diciamo così, e quindi magari l'anno prossimo sarà più divertente la lotta di campionato, però adesso prendiamo questo che fa comunque bene al morale. Il guanto di sfida è lanciato da Giuseppe Aragona, complimenti, complimenti, alla prossima, grazie Giuseppe. Ciao. Marco Iaco Angeli, vieni. Ecco qui il vincitore del gruppo GT, il pilota romano. Tra l'altro oggi per voi è una giornata, per voi famiglia, perché per te e per il tuo papà è una giornata molto particolare. Il tuo papà ci ha tenuto a coronare la sua carriera sportiva venendo qui a Gubbio, una gara che dalla vostra famiglia è particolarmente amata. Sì, sì, vengo sempre volentieri qui perché io ci ho fatto la mia prima gara nel 95 e anche lui la sua prima vittoria nel 72, e poter ricorrere lui dopo 50 anni è stata una bella emozione. Grazie mille, allora è stata veramente una bella gara anche per te, perché soprattutto in gara 2 hai sferrato un attacco e ti sei reso imprendibile per un avversario tanto autorevole quanto Lucio Perugini. Sì, sì, qui diciamo una gara che mi piace tanto anche come il Terminillo, e riesco sempre a fare ottime prestazioni. Anche nel 2018 vinsi io il gruppo GT, in quell'anno molto combattuto, e sono riuscito a ripetermi dopo 4 anni di assenza in questa cronoscalata bellissima.
Grazie, grazie mille Marco, grazie Marco Iacoangeli. E allora Achille, insieme a Nicola vi lascio commentare qualche altra fase della gara mentre vediamo queste spettacolari immagini della salita di Marco Iacoangeli. Vi lascio commentare qualche altra fase della gara perché abbiamo degli altri ospiti prima del podio finale. A voi. Rosario, ti voglio chiedere, libero da impegni suoi ovviamente, se capita un'altra occasione, Nicola, ce lo chiamiamo ancora? Nicola, dobbiamo essere molto grati perché ci ha onorato veramente della sua presenza, la voce ufficiale di tante gare internazionali, la voce ufficiale della 24 ore di Le Mans. È davvero un privilegio averlo avuto nel nostro campionato e soprattutto il fatto che il nostro campionato sia stato degno del suo interesse, per cui è davvero un campionato importante. Certo. Adesso gli spiego una cosina che lui non sa, perché stava pensando di andare a salutare tutti perché sente le macchine tornare giù. Fagioli è arrivato, ha vinto, nuovo titolo, tutto quanto, Aragona nuovo titolo. In realtà sta mandando giù Fabrizio Frondacci un plotoncino per tenersi ancora un po' di parco chiuso libero. Chiaro. Perché la corsa, caro mio, non è finita. Certo. Non è finita, dobbiamo ancora vedere i piloti del TVM e i piloti delle bicilindriche. Giusto. E quindi giusto. Ce li gustiamo tutti insieme. Ce li gustiamo tutti insieme, magari poi faremo anche un po' di highlights quando la regia vorrà, non c'è problema, di quello che è accaduto in questa gara 2. Intanto io vado a fare replica di quello che è accaduto. È accaduto per quanto riguarda i tempi con Simone Fagioli, in ordine numerico qui ha realizzato uno stratosferico per le condizioni in cui si è corsa questa gara 2, 1:33.88. Nulla ha potuto Diego De Gasperi, che con 1:39.30 ha fatto sì la sua parte, ma ha concesso sia a Lombardi che a Fazzino di mettergli le ruote davanti con le vetture di classe 2000. Infatti Lombardi ha realizzato 1:39.07 e Fazzino 1:38, ha ripetuto praticamente il tempo del primo giro, nonostante quello svarione che io non l'abbiamo cronometrato, ma insomma ad occhio è costato un secondino di sicuro. Quindi immaginatevi, è vero che con i 6 ma non si fanno le corse, i risultati, ma se non avesse fatto quell'errore. Ma è sì, sicuramente. Però bello, bravo, bravo comunque. Vuol dire che stava davvero spingendo, non si stava risparmiando e questo gli fa onore. Bene, tra le Wolf voglio segnalare la differenza di tempo tra Ottaviani, che guida una 1000, ok, la 1150 di Fattorini, e che permette al pilota vietano di realizzare questa performance stratosferica, 1:43.41 contro l'1:50.85 del pur bravo Vincenzo. Fattorini sta dimostrando che può essere il futuro, può essere il futuro di queste gare. Sono questi i nomi che potranno costituire il futuro del campionato italiano velocità montagna, ma di questa disciplina in generale. È bravo e è giusto che ci sia questo ricambio generazionale, senza nulla togliere ai grandi che ancora sono presenti a correre in questa disciplina, però è giusto che ci siano questi nuovi personaggi, dargli questa opportunità e ben venga. Certo, in casa Wolf, non so se lo sai, ma ci sono vetture di ben altra prestazione pronte. So. Qualcuna già sta correndo, per esempio mi viene in mente Liber, che ne ha acquistata una. Chiaro. E vedremo all'opera in terra slovena. Lui si trova molto a suo agio in competizioni veloci dei tracciati vicini al nostro confine e lo ha già dimostrato con un paio di vittorie assolute. Ebbene, mi piacerebbe vedere anche Michele all'opera con una di queste vetture di, diciamo, prestazione superiore. Sono convinto, magari fatica un po' all'inizio a tenere il passo degli assoluti, ma non è tanto lontano e poi saranno dolori per tanti. Sì, hai ragione. Poi sai, ci sono dei giovani, io vedo anche nelle corse in monoposto, anche in altre specialità, che a volte si trovano meglio quando hanno più cavalleria sotto il sedile, quindi sai, hai visto mai, o dietro, insomma, quindi alla fine potrebbe anche essere che trova subito il feeling. Comunque ha dimostrato oggi di avere davvero tanto talento e tanto cuore, perché insomma questo percorso, lo vedete anche in queste immagini, è davvero molto molto difficile da interpretare. Certo. Anche perché non ti dà fiato, ci sono anche per il monoposto oppure per le vetture sport in genere c'è una bella prima parte in apnea, sì. Vai via senza respiro, senza poche occasioni per prendere fiato e poi a volte sequenze di curve interminabili in cui se sbagli la prima ti porti poi l'errore per tutte le altre, quindi bisogna essere veramente bravi. Lui oggi l'ha fatto davvero molto bene, è stato bravo davvero. Mentre vediamo ancora nelle nostre immagini il protoncino che torna giù, questi sì per caricare la macchina sul carrello e andarsene a casa, okay. Direi di tornare al parco chiuso perché si susseguono gli ospiti ai microfoni di AC Sport. Bene, bene. Ebbene, sicuramente sarà un personaggio, quello che sto per intervistare, con cui sto per parlare, che Nicola Villani conosce molto molto bene, avendo fatto più volte sia la Dakar e avendo seguito anche Africa Eco Race, vero Nicola? È un personaggio che ha tutta la mia stima. Esatto, ha la stima di tutti. Gianluca Tassi, lo vedete alla mia sinistra, alla destra dei vostri teleschermi, tante Dakar all'attivo, tante Africa Eco Race. E allora questo pilota locale, questo pilota umbro, che
che è anche presidente del comitato Umbro Paralimpico, ha voluto cimentarsi sull'asfalto. Prima gara per te sull'asfalto, dopo tanta terra, dopo tanta sabbia, tanta acqua, finalmente c'è l'asfalto. Ma sì, dai, per me è stato importante dare soprattutto un messaggio, non tanto la performance tecnica, ma quello che era importante è lanciare questo messaggio che si può tranquillamente anche mettersi e cimentarsi sul mondo automobilistico. L'ho fatto in condizioni, come dicevi tu, in gare molto estreme, e portandole sempre in fondo le gare, quindi perché no farlo su asfalto. Stiamo cercando di creare, grazie anche all'aiuto che ha messo a disposizione le macchine Marco Diamantini, un parco macchine adeguato per poter far provare tutte le persone con disabilità a appassionarsi a questa disciplina. Ecco, hai lanciato un progetto decisamente interessante, perché tanti piloti che hanno problemi simili ai tuoi possono correre in questo sport, che non fa differenze, perché lo hai dichiarato l'altro giorno: automobilismo tutti uguali, automobilismo un passo avanti a tutti. Ma non solo, perché sulla tua vettura abbiamo letto un messaggio solidale molto importante. Questo non solo un progetto dedicato a altri piloti disabili, ma un progetto anche solidale verso l'oncologia pediatrica. Sì, appunto, stiamo cercando di supportare questo tipo di iniziative dove chiaramente possiamo andare con le macchine a vedere magari un sorriso di un ragazzo che purtroppo ha dei problemi oncologici, e quindi strappargli un sorriso, portarlo a fare un giro con la macchina da rally, anche se fatto in un piazzale, sicuramente dà soddisfazione. Quindi lo sposo volentieri questo progetto, e sicuramente a breve sentirete a parlare anche di questo. Allora, solo in una parola, perché dobbiamo chiudere, abbiamo dei tempi imposti: quante discipline gestisce il comitato che presiedi? Sono, se non erro, 34, quindi c'ho il mio buon da fare, però lo faccio con passione e soprattutto come volontario, questa è la cosa principale. Grazie per il tuo messaggio, grazie per la tua sportività e la tua passione. Da un appassionato ad un altro, perché presiede la scuderia Eugubina Speed Motor è Tiziano Brunetti, che oggi è qui in duplice veste, sicuramente per seguire i suoi piloti, perché è la scuderia più numerosa della gara, ma anche perché hai deliziato tutto il pubblico aprendo le danze con un bellissimo prototipo LMP4. Sì, è stata una bellissima esperienza, concordata con il comitato organizzatore. Abbiamo cercato i tifosi, gli appassionati della salita, fargli vedere una macchina che non si vede abitualmente sulle cronoscalate, perché è una macchina per le durate, per gare di durata, tipo 24 ore di Le Mans, 8 ore di Spa, sono vetture fuori dalla portata visiva del tifoso della salita. Senti, oggi c'è stata una bella gratificazione per la tua scuderia, perché avete avuto tanti successi decisamente efficaci. Tanti successi, soddisfazioni a 360 gradi, un po' tutti i ragazzi sono comportati bene, benissimo, anzi direi, abbiamo addirittura, mi hanno detto un paio di piloti, Michele Fattorini e Angelo Marino, hanno stabilito i nuovi record delle loro rispettive categorie, che dire, poi tanti altri podi e primi di categoria, no, benissimo, anche oltre le più grosse aspettative, sicuramente un podio delle TCR, tutto Speed Motor, Marino, Loffredo e il figlio Urbani, l'Urbani Junior, grandissima soddisfazione per la scuderia. Bene, noi ci complimentiamo con voi. C'era forse una domanda da parte di Nicola? No, beh, chiedevo, siccome ho avuto occasione di vedere il monomarca di Ligier che fa da contorno alla European Le Mans Series a Monza, volevo chiedere un po' le sensazioni di guida di quella macchina, perché tutti mi hanno detto che è una macchina che è una gran bella palestra per i giovani che vogliono poi correre nei prototipi, ovviamente come l'MP2. Certamente, via, siccome non ha il monitor di ritorno, okay, Tiziano tranquillo. Brunetti, ripeto la domanda, chiede Nicola Villani, siccome è una macchina che nelle gare di durata è un'ottima palestra per i giovani, voleva sapere le sensazioni di guida. Naturalmente tu l'hai provata qui su una salita, ma le sensazioni di guida che ti ha dato?
Io l'ho provata anche in pista, perché fare una salita con quella così completamente digiuni non era una cosa semplice. Per la salita non è adatta, in primis per il raggio di sterzata che ha. I tornanti si fanno veramente a fatica, perché ha un raggio di sterzo molto ma molto limitato. Comunque penso che per la nuova moda delle gare di durata che sta venendo fuori adesso, sarà sicuramente una macchina strepitosa dal punto di vista per far crescere i nuovi piloti, perché è una macchina sincera, prestazionale, perché ha un motore, cioè un cuore, come si dice, infinito e divertentissimo da guidare, e in piena sicurezza, perché Ligier ha fatto una scocca in carbonio veramente eccezionale, e con l'occhio sicuramente alla sicurezza. Grazie. Ci sono altre domande da parte della cabina commento? No, no, assolutamente, era una curiosità, perché insomma Ligier è un nome che ha qualche anno di più, se lo ricorda bene, glorioso. Sicuramente, sicuramente. Con un progetto interessante. Un grandissimo passato, ma anche un luminoso presente, come vediamo. Allora, a questo punto vi chiedo di commentare ancora qualche fase importante della gara, perché avremo a brevissimo il primo cittadino di Gubbio, perché vuole salutare tutti i partecipanti, subito dopo il presidente del comitato organizzatore e il podio finale. Quindi il momento che tutti stavamo aspettando, celebrare i migliori protagonisti del 57esimo trofeo Luigi Fagioli. Quindi per qualche istante a voi e torneremo subito con gli ospiti. Grazie, allora io chiedo direttamente dalla regia se abbiamo in sovraimpressione la possibilità di avere la classifica della top 10 di questa gara 2, oppure la commento io, non c'è problema, con vittoria e tempone molto vicino ai suoi personali da parte di Simone Fagioli con 1.33.88, il secondo posto di Luigi Fazzino con 1.38.60, poi Achilon con una sola manche, un ottimo 1.39.07, il tempo del Potentino, che gli vale il podio virtuale appunto di questa gara 2. Diego De Gasperi è quarto con 1.39.30, Francesco Conticelli segue in quinta posizione con 1.39.81, poi c'è Franco Caruso che si è ripreso dall'impasse del primo giro con 1.40.14, Samuele Cassiba è settimo con 1.42.57, ottavo è Michele Fattorini, come avete sentito, con il nuovo tempo primato 1.43.41, nono è Tommaso Carbone con 1.43.66 e decimo il sempre bravo Giancarlo Maroni Junior con il crono di 1.43.85. Tanto suggestivi ancora, anche se senza la comparsa delle vetture della competizione, questa immagine bella finale comunque, della comunque, salita sì. Di Gubbio. Sì, certo, per uno, ripeto, che è abituato a vedere i grandi palcoscenici dei tracciati, dove a lato di queste curve non ci sono i garrail, i muretti o gli alberi, ma delle vie di fuga, è un pochettino più difficile, anche un po' laborioso commentare le prestazioni di gente che va tutta come se queste cose non ci fossero. Hanno tutta la mia stima e il mio rispetto, come ho già detto è davvero difficile andare forte, ho grande ammirazione per questi piloti, non è una disciplina per niente facile, è bello che ci siano anche questi nuovi nomi di cui abbiamo parlato, qui intanto c'è un molti altro da podio. Molti da podio, questo è quello del produzione con la Gabriella sì. Pedroni, il bravo Mercati e poi il Rossi che è il pilota locale con la sua Subarona, fa sempre delle grandi performance. Ho visto che stamattina faceva i numeri infatti. Sì sì, beh, lui si concede dei grandi traversoni, ma insomma anche il tempo lo guarda e quindi alla fine spettacolo, divertimento ma anche prestazione. Intanto l'inquadrato l'uomo che abbiamo nominato più volte oggi, che devo dire la verità è incredibile come riesce a coordinare, a supervisionare tutto. Tradotto dal latino il dio della macchina. E insomma Fondacci è davvero molto molto bravo, ho visto come lavorano in questi due giorni tutte le persone qua coinvolte, non è facile anche da questo punto di vista gestire una gara di questo genere. Circuito è un'altra storia, qui è veramente difficile sotto l'aspetto logistico, i tempi, no, bravissimi problema, davvero. Tu me lo insegni anche le gare di monomarca eccetera, 20-30 macchine fai partire in un contenitore, ma qui ce ne sono più di 240, esatto, e esatto. Tutte una dietro l'altra, se non succede niente devi comunque tenere sotto controllo ed essere veloce e tempestivo. Bravissimi, se invece davvero. Accade qualcosa, come hai visto, i tempi si allungano in maniera esponenziale. Ancora la classifica sì, finale. C'è la somma dei tempi, va a vincere questo round 10 e primo atto di finale, ricordo sono tre le finali di stagione col coefficiente aumentato ad 1.5 per conquistarsi il titolo, titolo che già ormai sulla tuta di Simone Fagioli per l'ennesima volta e con un totale di 3.08.61. Luigi Fazzino si guadagna il secondo posto del podio con 8 secondi e 28 di ritardo, ma comunque secondo alla conclusione anche di questa fantastica cavalcata in terra ugubina, e il terzo nonostante tutto per la somma dei tempi e degli aggregati appunto Diego De Gasperi, che almeno mantiene la soddisfazione del podio assoluto finale.
ai danni di un Francesco Conticelli che questa volta deve guardare il podio da quello che è il gradino di cartone. Poi c'è Samuele Cassiba, Michele Fattorini, sesto assoluto, ragazzi, sesto assoluto, Michele Fattorini, Tommaso Carbone settimo e Giancarlo Maroni ottavo. Andiamo a fare il giro della classifica per vedere gli altri due che vanno a comporre la top ten. Grande soddisfazione per Gigino Sambuco e tutto il suo team, la Samo Competition, di portare il pilota e noleggiatore comunque nella top ten, nono assoluto, e bravo anche il cantante Anthony Lardo, decimo della classifica generale. Questa volta fuori dalla top ten il bravissimo Filippo Golin. Eh sì, quindi abbiamo visto di nuovo la classifica, quella determinata appunto dal risultato di entrambe le gare. Peccato per Lombardi, hanno fatto un gran lavoro i suoi uomini per ripristinare la sua vettura, ma purtroppo gara 1 non l'ha portata a termine, ma ha dimostrato tutto il suo potenziale. Come ma vedete qua, l'importante era partenza... che fosse un problema tecnico risolvibile, in certo, questo sono stati bravissimi, perché sono evidentemente stati molto è stata, bravi. Penso una noia, penso non lo so, elettrica, meccanica, insomma qualcosa di semplice da ripristinare. Per fortuna sì, il per tempo c'è sì. stato, lo hanno trovato e bene così. A lato di Fondacci, non so se lo conosci, un uomo che anche in pista si è fatto valere non solo per la sua dimensione, è stato mio compagno di viaggio la scorsa puntata in gara 2, come hai fatto te oggi alle svolte di Popoli, quello è l'ingegner Villa, uomo responsabile di Audi Sport Italia. Quindi, un personaggio di grande spessore, davvero. Sì, di grande spessore, è quello che praticamente è stato per tanti anni, quando Ronzo Pezzolla correva, l'uomo di macchina, quando appunto c'era unica squadra ufficiale in anni recenti per quanto riguarda le competizioni di montagna, la Skoda, Skoda Motorsport, ebbene lui era praticamente l'ingegnere capo di questo progetto ed era l'uomo di macchina di Ronzo Pezzolla. E per ricambiare questo, Oronzo se l'è chiamato all'interno della federazione, adesso è l'ingegner Villa che fa il BOP per quanto riguarda i piloti da montagna e le vetture soprattutto. Compito non facilissimo, perché quando ti devi occupare di quella cosa lì difficile mettere semplice, d'accordo. Io l'ho visto, lui annota qualsiasi cosa su un taccuino, anzi a te forse non lo sai, lo dico subito veloce, poi passo la parola a Rosario Giordano. Ieri è stata fatta in detta proprio da Oronzo una riunione fiume con tutti i piloti della TCR per sentire le motivazioni, anche le problematiche che ci sono all'interno di questo nuovo contenitore e che cosa è scaturito. Intanto che erano tutti concordi che qualcosina c'è da sistemare, chiaro, ma sono piccole cose, ma che il prossimo anno cascasse il mondo e la federazione si è comprata il marchio come denominazione, non diventano o non sono più CAP come è la denominazione attuale, ma prenderà la denominazione ufficiale di campionato TCR della montagna. Quindi questo è il futuro che ma ormai... aspetta, con tutti gli annessi connessi, cioè quindi... quelle che tu commenti nelle tue gare del WEC saranno anche le vetture che correranno in configurazione ultima generazione, se lo vorranno ovviamente anche certo, in salita. Certo, bene. E con questo ripasso la parola a Rosario Giordano, che ha due ospiti illustri ai suoi microfoni. Esattamente, perché hanno voluto essere qui a complimentarsi con i migliori protagonisti del 57esimo trofeo Luigi Fagioli. Lo abbiamo sottolineato in tutti i modi. Gubbio sente la sua gara e il trofeo Fagioli è la gara di Gubbio. Lo hanno annunciato sin dalla presentazione e anche nei momenti che hanno preceduto questa gara. Il primo cittadino, il professor Filippo Mario Stirati, ce lo conferma ancora una volta, però oggi è tornato un grande attore protagonista che è il pubblico. Mancava da troppo tempo, da soli 2 anni, ma era già troppo tempo che questo attore protagonista non completava questo quadro. Sì, questa sicuramente è una grande soddisfazione, al tempo stesso, come dice, è un po' l'aver tagliato un traguardo ulteriore in questa ripresa, in questo momento di rilancio e di rinascita. Il Fagioli è una classica e senza pubblico ovviamente è fortemente ridimensionata, anche se abbiamo spinto per garantirla anche negli anni del Covid, e devo dire che aver ritrovato il pubblico significa ridare una cornice splendida alla manifestazione, alla quale teniamo tantissimo, per la quale ci impegniamo strenuamente, naturalmente sostenendo il Comitato Gubino, che rappresenta veramente un patrimonio di volontariato, ma direi ormai di competenza, di spirito organizzativo, di dedizione, e credo che noi continuiamo a regalare alla città, all'Umbria e anche all'Italia una manifestazione, un avvenimento agonistico, motoristico che rappresenta sicuramente un contributo e un tesoro inesauribile di iniziative e vorrei dire anche di contenuti sociali, culturali, civili, al di là del fatto automobilistico che ovviamente mantiene tutto il suo pregio e tutta la sua importanza.
Grazie, grazie. E il sindaco ha sottolineato un'interazione pressoché perfetta con il comitato Eugubino Corse Automobilistiche, interazione che c'è da parte di tutte le componenti del vostro comune, perché sembra quasi che i componenti dell'amministrazione siano anche componenti del CECA e viceversa. L'assessore Gabriele Damiani anche questo ha più volte sottolineato, e questo lo si vede sin dalla consegna del premio Barbetti, alla presentazione in comune, al fatto che la città sia completamente partecipe dell'evento, cioè c'è una simbiosi tra gara e la città. Sì, quello che dite è assolutamente vero. La città in questi anni ha ulteriormente apprezzato questa manifestazione, la sente propria, e quindi nonostante tutte le difficoltà di questi giorni, perché questo non dobbiamo negarlo, però dobbiamo ringraziare anche la città che ha veramente voluto questo evento, lo ha sostenuto, perché poi la presenza anche di tanti sponsor privati testimonia questo, cioè l'amore della città per questa gara e la riconoscenza anche per i volontari che durante tutto l'anno si impegnano insieme a noi per la riuscita di questo bellissimo evento che, come dicevamo anche nell'occasione della presentazione, sta sprigionando tutta la sua portata non solo sportiva ma anche promozionale dell'intero territorio, per cui ancora una volta come sempre rinnoviamo la collaborazione e la volontà di far crescere questa manifestazione con tutto il nostro impegno, con tutto il nostro entusiasmo, non finendo mai di ringraziare tutti i volontari del Trofeo Fagioli, appunto del CECA, che contribuiscono in modo determinante alla riuscita di questo evento. Grazie sindaco, grazie assessore, come potete vedere e anche ascoltare dagli applausi sono in corso le premiazioni, quindi noi pochissimi istanti ancora per vedere qualche fase clou e conclusiva davvero del 57esimo Trofeo Luigi Fagioli, e procederemo ad ascoltare i primi tre e subito dopo la cerimonia del podio. Grazie, grazie Rosario, e noi saremo pronti per riprendere e consegnarti la linea quando lo vorrai, e intanto promessa e debito Nicola Villani, vedi? C'è sempre questa pseudo lamentela, insomma, che ma è finito e non ci mostrate mai. No, c'è il tempo, c'è lo spazio, come no, lo facciamo. Qui le gare a due manche prevedono che si inverta l'ordine dei ruoli in partenza, e cioè che le vetture CUM proprio per esigenze televisive partano per prime. Chiaro. Ma insomma, se abbiamo il tempo e lo spazio per le immagini, perché non dedicarle anche in questo caso ai piloti delle storiche anziché a quelli delle bicilindriche? Assolutamente, anche perché parliamo di auto che hanno fatto in molti casi la storia del motorsport, comunque di vere e proprie icone che ancora si fanno valere. Beh, adesso per esempio inquadrata una delle tante vetture del brand Alfa Romeo, che insomma è... Sì, aspetta, perché questo tu non lo sai, è il lupo vero di Gubbio. Ah, lui è il lupo, sì, di Gubbio? Sì. Questo è Eric Nicchi, definito il lupo, lupo per eccellenza, con la sua cromatissima Giulia T, è sicuramente una delle icone sì, della manifestazione. Giulia Super è stata una macchina che ha segnato veramente un'epoca, e qui invece le piccole terribili bicilindriche, che devo dire la verità, ti ricordi, no, gli anni in cui correvano in pista le Silhouette, delle certo, gare combattutissime, e sì, questa è una macchina che non ha assolutamente bisogno di essere presentata. È la storia. Qui noi la vediamo nella configurazione storica, perché questo sì, è il contenitore che le riguarda, ma poi ci sarà la gara vera e propria delle bicilindriche. Esatto, e quelli invece che certo, dei gioiellini assoluti di preparazione che hanno anche costi ragguardevoli. Ci credo, ci credo. Parliamo di svariate decine e decine di migliaia di euro, c'è tutto su queste macchine, quelle più competitive, quelle della categoria gruppo 5 Silhouette, hanno addirittura il cambio palette. Ecco, tanto per rendere giusto l'idea. Giusto per dire che cos'è una bicicletta. Ecco, diciamo che le storiche comunque oggi hanno il vantaggio, soprattutto intanto qui un'altra macchina meravigliosa, l'Alfa GT. E dicevo, beh, oggi diciamo che queste almeno hanno il vantaggio degli pneumatici che consentono a queste macchine di andare effettivamente molto più forte, perché chi se ne intende un po' sa certo, quanto la gomma può fare la differenza. Hai voglia a dirlo, è un conto di avere e fare i tempi negli anni 80 con quel tipo di gomme che c'erano. Esatto. E un conto è, dopo 40 anni, sapere che marche di un certo blasone, le menzioniamo anche perché tanto è quella che quest'anno chiaro, ha permesso non solo a Simone ma anche agli altri di fare queste prestazioni, indico la nostra casalinga per eccellenza che è la Pirelli, che cosa nel tempo hanno cambiato appunto di compound, di mescole per realizzare gomme sempre più performanti. Questa è una Giannini, sono i nomi che erano legati in maniera indissolubile a
alla piccola di casa Fiat, ma poi ci sono preparatori come Ferraris, per esempio, che ha fatto cose incredibili, che ha vinto un sacco di gare mettendo le mani sul piccolo motore di queste macchine, che hanno fatto divertire tanta gente e hanno consentito anche tanti piloti al suo tempo di muovere i primi passi nella propria carriera. Quindi macchina davvero che fa sempre piacere vedere anche in questa gara di storica. Abbiamo visto prima per un attimo una splendida Alpina 110, la macchina della casa di Dieppe, che tutti conoscono soprattutto per il grande, la grande lotta Munari e André, ai tempi in cui c'era la, la grande lotta Lancia e Alpine. E qui invece Fiat 128 in questo caso, insomma, altra macchina che è bello rivedere su queste strade, la rally di Mario Straffi. Sì, è una configurazione gruppo 2 dell'epoca, adesso hanno cambiato le denominazioni dei raggruppamenti, ma allora con questi parafanghi allargati andava forte davvero. E non è che vada piano anche adesso, assolutamente, vedi, sì, tempi molto molto in linea con tante vetture moderne, certo, assolutamente di categoria superiore. Qui si va intorno ai 25 netti o giù di lì, 2.26 e 14, bravo Straffi con la sua 128 rally. Sì, anche le storiche danno spettacolo in questo weekend, in questa settimana, perché dire la verità, a metà settimana già è cominciato con quell'evento che abbiamo già avuto modo di ricordare. Qui abbiamo interviste pronte per Rosario Giordano. Sì, è la cerimonia del podio, credo che sia pronta, anzi prima interviste e poi facciamo la cerimonia del podio, giusto Rosario? Naturalmente, se voi volete potete anche salutare i nostri amici, perché dopo aver completato queste due interviste che abbiamo già pronte, c'è immediatamente l'intervista naturalmente ai protagonisti e la cerimonia del podio. Sarà innaffiato con il vino fornito dai nostri partner e lascio ad Achille il piacere di annunciare il brand. Sì, allora il brand è quello dell'azienda agricola Ivan Agostinetto, nome DOC per quanto riguarda lo spumante di Valdobbiadene, che appunto annaffierà il podio assoluto, i primi tre. Vedo Lombardi che se la sta ridendo, il mio omonimo, perché è soddisfatto almeno di gara 2, ma adesso arriviamo anche noi con le domande. E intanto io possiamo approfittare un attimo di questa piccola pausa e chiamo in causa anche Nicola Villani per qualche domanda al protagonista mancato, uno dei protagonisti mancati della manifestazione. Naturalmente teniamo conto che dobbiamo dare la linea ai colleghi del kart, quindi Beh, sicuramente noi abbiamo elogiato il team perché velocemente è riuscito a risistemargli la macchina, però con quello che ha fatto vedere in gara 2 c'era tutto il potenziale oggi per portare a casa qualcosa di ben più importante, insomma, no? Lo diciamo con orgoglio e con stima, insomma. Assolutamente d'accordo. Innanzitutto vi ringrazio per questi complimenti, ma mi sono reso conto solo a gara 2 che potevo fare veramente una grande prestazione. Ringrazio Massimiliano Petriglieri della RM Motors, Carmine, tutto il mio team napoletano, Roberto Schiena, perché abbiamo lavorato sulla macchina cercando un problema elettrico e sembra che lo abbiamo risolto. Purtroppo sui cambi di gara ci sono anche pochi ricambi, per quello li ringrazio ancora di più. Per questo sono partito forse un po' troppo aggressivo e ho fatto un grosso errore di guida nel secondo tratto. Nel primo purtroppo pagavo un po' di velocità per mancanza forse di cavalli nei confronti dei miei avversari diretti, però stavo recuperando alla grande e purtroppo un lungo mi ha un po' privato forse di un po' di tempo più basso, diciamo così, però va bene così, per come si era messa la situazione sono molto contento. Grazie Achi, ti vediamo nelle immagini, per me è esaustiva la risposta che ha dato, quindi non ho altre considerazioni. Assolutamente. Andiamo direi a salutare i nostri ospiti da mia parte e do l'appuntamento a tutti. Grazie Achille. Al penultimo appuntamento stagionale tra 15 giorni a Monte Erice, ringrazio Nicola Villani al mio fianco, sempre un contributo prezioso il tuo, quando ho l'opportunità ovviamente come oggi di averlo. No, grazie a voi, ci mancherebbe. E anche per noi è stato un grande piacere avere Nicola Villani, grazie ad Achille Guerrera, l'appuntamento quindi con voi e alla gara di Erice. Grazie a tutti, lascio la linea di nuovo a Rosario che è ancora ospite ai suoi microfoni e poi cerimonia del podio. Naturalmente, prima di procedere con le interviste ai primi tre, abbiamo con noi il presidente del comitato Eugubino Corse Automobilistiche, Luca Uccellani. Abbiamo ascoltato il sindaco, abbiamo ascoltato l'assessore, tutti i piloti che abbiamo intervistato finora si sono complimentati con l'organizzazione, ma soprattutto è stato bello vedere come anche la città di Gubbio con i suoi rappresentanti sia stata sempre presente e ci sia sempre questa interazione estremamente efficace, come abbiamo più volte sottolineato. Sì, hai detto benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questa 57esima edizione, siamo veramente soddisfatti. È stata un'edizione come al solito
bella, grande, riuscitissima, e di questo dobbiamo ringraziare naturalmente tutti. Come hai detto tu, ci dobbiamo fare dal Comune di Gubbio, che comunque sia ci dà la possibilità, ci mette a disposizione tante risorse e tanti uomini per poter far realizzare questo. Naturalmente provincia di Perugia, regione Umbria e tutti i collaboratori che ci danno una mano, dalle piccole realtà a quelle un po' più grandi, e naturalmente gli amici e i collaboratori che siamo un gruppo, siamo un gran bel gruppo e lo portiamo avanti sempre con grande amore, perché la nostra passione sono le corse automobilistiche. Siamo veramente soddisfatti e ringraziamo tutti, anche la città che veramente ha dato dimostrazione che ci accoglie sempre a braccia aperte. E avete anche dalla vostra parte un ottimo coordinatore delle operazioni che è Fabrizio Fondaci, quindi un gruppo coeso, tanti professionisti con un direttore di gara altrettanto bravo. Sicuramente sì, anche oggi ci ha messo del suo e è riuscito a portare a termine questa gara che è stata veramente 240 partenti, 41, però siamo riusciti. Ci ha avuto da fare, però come al solito è un grande e ce l'ha fatta. Allora, grazie Luca Uccellani, ti invito a rimanere con me perché, come vedi, al mio fianco ci sono i protagonisti assoluti della classifica. Per cui una domanda a ciascuno e subito procediamo con la cerimonia del podio. Perfetto, grazie. Ecco qui il vincitore del 57esimo trofeo, Luigi Fagioli. Simone Fagioli, il re delle salite, due superlative gare per te, un lavoro di sviluppo portato avanti con grande tenacia e quindi ancora una volta hai battuto quell'avversario che vedi quando abbassi la visiera del casco, ovvero te stesso. No, dai, sono contento. Sono contento perché ci tengo a far bene qua, perché è una gara organizzata benissimo, un posto bellissimo, una città, un paese che vive questa gara, c'è tantissima passione, tantissimo pubblico oggi presente sul percorso, quindi è sempre una bella emozione. Per me è la gara di casa, quindi ci tengo sempre a far bene. La seconda manche ho cercato di far meglio perché avevo visto che avevo del margine, volevo cercare di ritornare sui tempi dell'anno scorso, ci siamo riusciti, anche con i 30 kg in più, quindi vuol dire che qualcosa di meglio sulla macchina abbiamo fatto e sono contento. Benissimo, in questo sicuramente il lavoro degli pneumatici, il fondo perfettamente omogeneo sono stati degli elementi che hanno favorito il tutto. Sì, sì, le gomme Pirelli devo dire che funzionano veramente bene, la seconda manche addirittura ci hanno consentito di abbassare il tempo. La macchina, la prima manche mi aveva dato tanta fiducia, anche se ero partito un po' psicologicamente non tranquillo, vedendo l'ultima uscita delle ultime macchine, quindi la seconda manche ero più tranquillo e ho cercato di affondare un po' di più. Grazie, grazie mille Simone. Diego, avvicinati anche tu Luigi, perché subito dopo procederemo alla cerimonia del podio, c'è sempre qui con noi Luca Uccellani. Diego De Gasperi, grande aggressività, grande determinazione, ma il ragazzo si è fatto sentire. Questo non molla, eh? D'altronde largo ai giovani, è giusto che sia così, no? Però dai, io per dire l'ho trovato ancora più scivoloso della prima manche, poi ho tirato via pochissimo e ci ho messo tutto quello che ci potevo mettere. Però perdo tantissimo nell'ultimo settore, gli ultimi tre tornanti probabilmente la mia macchina non è adatta allo stretto così, non so, non riesco a esprimermi al massimo, però abbiamo portato a casa un buon risultato complessivamente, quindi va bene. Benissimo, grazie Diego. Allora passo un attimo davanti, scusami che faccio in questo modo, ma siamo naturalmente in diretta, stiamo vedendo le tue immagini bellissime, Diego De Gasperi. Luigi Fazzino, missione compiuta, il turbo funziona, la macchina va bene, il pilota ha tanta grinta e ha un altro risultato bellissimo, è arrivato di nuovo sul podio. Sì, come ho detto a gara 1 ho cercato di mantenere, di fare lo stesso tempo perché sapevo che era quella la base di tutto. Ho peggiorato di qualche decimo, però ce l'abbiamo fatta con la somma dei tempi e stare avanti. Sono contentissimo veramente, ringrazio come al solito Pasquale, Carmine, mio padre, tutti i miei sponsor e tutti coloro che mi seguono. Grazie allora, grazie a tutti e a questo punto il collega Franco Ippolito, speaker ufficiale, del trofeo Fagioli può procedere alla cerimonia del podio. Luca Uccellani, Loris Panfili pronti per consegnare i riconoscimenti. Si preparano i migliori protagonisti di questo 57esimo trofeo, Luigi Fagioli, sono pronti i premi. Ebbene, allora cominciamo, quando siamo pronti ditemi pure che immediatamente... Come sentite il collega Franco Ippolito...
dichiara la cerimonia del podio. Siamo pronti, le corone d'alloro per i migliori tre protagonisti, i trofei e naturalmente non può mancare il vino per brindare alla meravigliosa vittoria. Ci sono anche il signor sindaco, l'assessore che abbiamo ascoltato prima, c'è anche il presidente del comitato Eugubino Corse Automobilistiche, Luca Uccellani, e insieme a lui Loris Panfili. Quindi possiamo procedere a chiamare terzo posto per Diego De Gasperi, il pilota trentino. Prego Franco. Osella FA 30, lo abbiamo visto nelle immagini. Diego De Gasperi, il pilota trentino del team Fagioli. Luigi Fazzino al secondo posto, il pilota siciliano, il 23enne siciliano di Siracusa, con l'Osella PA 2000 Turbo. E quindi ha vinto per la 13ª volta il trofeo Fagioli. Questa è la 57ª edizione e Simone Fagioli, neo campione italiano assoluto, ha vinto, consegna il premio Filippo Mario Stirati, primo cittadino di Gubbio. E questo, su questa bellissima immagine del podio del 57esimo trofeo Luigi Fagioli, dalla splendida Umbria, dalla meravigliosa cornice di Gubbio, è tutto per i telespettatori di ACI Sport TV. Ecco il trofeo Fagioli numero 57 con Gubbio ben rappresentata, eccolo qui. Lo alza al cielo Simone Fagioli, lo consegnano in tre Luca Uccellani, l'assessore allo sport Gabriele Damiani e Filippo Mario Stirati, primo cittadino di Gubbio. Insieme a Luca Uccellani anche l'ingegnere Loris Panfili, componente del comitato Eugubino Corse Automobilistiche. E questo è il podio, l'immagine finale del 57esimo trofeo Luigi Fagioli, dalla splendida cornice di Gubbio, dalla meravigliosa Umbria. È tutto all'appuntamento ad Erice nel weekend dell'11 settembre. È stato un piacere stare con voi, a tutti quanti, arrivederci. Mm-hmm.